Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul canale IRF, sono Simo Skiller e stasera a farmi compagnia c'è il buon Smiley Joker. Buonasera a tutti, buonasera. Siamo anche stasera a Portimão, pista molto insidiosa come si è dimostrata lunedì sera in RWA, che ha avuto un dominatore assoluto, ovvero Mamma mia. Vincent. Io mi aspettavo sempre te, Smiley, però mi hai deluso, cosa devo Vabbè, dirti? io non voglio subito venire a dominare. No, vabbè, a parte gli scherzi, Vincent è andato veramente forte. Devo ammettere che fra tutti lui era l'unico inarrivabile. Con gli altri, come tutte le gare, abbiamo sempre lo stesso ritmo, un decimo in più a un altro, un decimo in meno all'altro. Però secondo me Vincent stavolta ne aveva davvero molto di più stavolta. E ha fatto veramente una grande gara. Devo dire però che quest'anno in RWL c'è veramente una bella lotta che l'anno scorso magari diciamo era un po' mancata perché c'era Asme che ha letteralmente dominato il campionato e invece quest'anno appunto si è spostato in RWA e sta facendo molto ma molto bene. Tanto vedo già i primi piloti scendere in pista. Tu hai già un poleman? Vorrei dire un nome, però mi sa che è un po' arrabbiato in questo momento, quindi me lo tengo. Al momento me lo tengo per me. Ok, allora non diciamo niente, magari a gara in corso lo chiediamo anche ai nostri followers, che intanto colgo l'occasione per salutare tutti, ringraziarli e niente, godiamoci questa gara, queste qualifiche. Vuoi già fare una guida al circuito te mentre siamo on board con l'Alfa, visto che è la prima a tagliare. Scusa, il rettilineo. Sì, allora Red adesso Bull George. siamo. Ah, io sono con George ed è appena passato quelle che io e te chiamiamo le acque minerali portoghesi, addirittura se me l'avevi detto tu, che sono Illuminato molto, molto ufficiale. insidiose, soprattutto in uscita, io la perdevo sempre in quella parte E di infatti è lì curva. dove l'ho perso il Q1. Che fra Ah, l'altro l'hai persa lì. il Q1 l'ho persa lì perché io da bravo stupido, cosa ho detto? Oh, esco perché voglio tornare primo a tutti i costi. Esco, spingo e poi è successo quello che è successo. È una pista insidiosa, come dicevamo prima, soprattutto all'inizio quando non è gommata. Sì, Giorgio si è lanciato in curva 1. sono a bordo con lui. Tu ti ricordi gli intertempi? No, gli intertempi non me li ricordo sinceramente. Però devo studiarli adesso mentre andiamo, Allora, quindi. mi ricordo che già 20, no, 22.3, mi ricordo che noi facciamo 21.9 22.0, Esatto, un buon quello sì, tempo. è vero, è vero. Leggera indecisione sulla marcia. Vediamo qua. Sai una cosa che avevo notato? Il punto che ha appena fatto il pilota dell'Alfa, io lo Sì. facevo scalando la sesta e poi stando in sesta, diciamo. Invece Vincent era, penso, quasi l'unico a mettere la settima, alzare il gas e poi respingerlo. Quindi lui stava in settima. Eh sì, poi diciamo che anche a livello di gioco col cambio ognuno la interpreta a modo suo È questa pista. vero, è vero, è vero. E comunque ci sono tante differenze che possono portare comunque ad avere dei decimi in più o dei decimi in meno, soprattutto anche a seconda dello Assolutamente. stile di ogni pilota, soprattutto. Cucito al cordolo, molto bene. La parte finale ha fatto un po' meglio rispetto alla prima parte. 17-9, non male. Esatto, Il come primo primo giro che avevo tempo. fatto io era 16-7, se non sbaglio, il primo Tanto giro. Joe Zarate 17.6 si mette Bravo. subito al comando. Adesso il prossimo a tagliare dovrebbe essere. Vediamo. Molti piloti hanno già anche il giro tagliato, quindi bisogna fare attenzione anche ai tagli. Leo Stones. Sì, Leo Stones è il prossimo a concludere il giro, vediamo in quanto conclude. Si mette dietro, ancora a Alzati. tempo alto, mi sa che ha fatto qualche errore. Tanto si lancia RV Gambaro, andiamo a bordo con lui, uno che è nettamente in lotta per il mondiale insieme a Yoshi. Tipo io lì tengo la sesta, non metto la settima. Squalificato Ciucciardello è l'assessore Ciucciardello! qualificato! Blocco No! corsia. No, Ciuccia, cosa combina il nostro Ciuccia? Perché secondo me sai cosa? È uscito dalla corsia box, ha visto arrivare la Red Bull, ha frenato in corsia box. Il gioco è fatto male, quando te freni così tanto che quasi ti fermi, ti dà subito la squalifica. Ci sono tante cose da sistemare ancora. Purtroppo sì. Oh, uno ha abbandonato la sessione. Però non penso sia un pilota. Kill Fusion.
Svolta, è entrato uno, è uscito. Esatto. Beh, comunque. Ah, poi altra cosa curiosa che ha fatto Vincent sempre, perché l'abbiamo tenuto sotto osservazione io e Mirko, ovviamente. E in Q3 ha fatto due giri di riscaldamento con la rossa. Con la rossa e non con la gialla. Ah, l'avete proprio Altra cosa stalkerato curiosa. per bene. Vabbè, andava a cannone, cioè, quindi era doveroso farlo. Tanto vediamo Gambaro che sta per tagliare il traguardo, vediamo in quanto chiuderà. E si mette a comandare con 17,4. Male. Dai, il tuo giro d'attacco te lo ricordi in Q1? In Q1 avevo fatto 17,2, mi sembra. Tanto vediamo, ma la misura, anche lui sta per chiudere alto, però ha sbagliato. Mercedes ancora ai box, tranne Yoshi che ha fatto 17,7, quindi è Soldani che deve ancora fare il tempo. Tamponiaro sta per chiudere il giro 17-3. Poi lanciato adesso c'è RV Shark, sono su di lui, vediamo in quanto chiude il primo settore, andiamo on board. Tanto vado anche a leggere un attimo i messaggi, perché so che ci sono un po' di messaggi. Salutiamo Bestia Dragonica, che dovrebbe essere un nostro nuovo spettatore, infatti c'è scritto che è la prima volta che partecipa alla chat. Yoshi rientra anche lui. Tante giro alto. Vediamo. Ape! Ape 1881. Dovrebbe essere Sì, poi lì. Parte questa comunque è finale del una pista che giro. migliora anche abbastanza velocemente, stando a quello che mi ricordo io di lunedì. Ma più che altro sai cosa? Secondo me non è tanto il miglioramento della pista quanto il miglioramento di ogni pilota. Bravo. Che si abitua a guidarci sopra, perché è una pista comunque complicata, quindi più ci giri sopra più riesci a trovare il limite, anche se hai fatto una sessione prima, appena entri in qualifica devi comunque abituare al grip che c'è in quel momento e alla situazione che c'è in quel momento, quindi è sempre molto molto complicata. Molto, poi anche il taglio è dietro l'angolo. Tanto vedo Sì. Furiano che sarà il prossimo, secondo me, a fare un ottimo tempo. Non gliela voglio gufare. È Aia, ancora ai inizia le box. No, gufate. no, no, assolutamente no, Inizia perché le so che è forte, ma gufate. anche Fox. Inizia le Sampugnaro. gufate. Intanto, Segnate, Sampugnaro. spettatori, i nomi delle gufate. Allora, a proposito di spettatori, io direi di iniziare a fare i nomi per la poll. Quindi invito la chat a scrivere secondo loro. Chi sarà il nostro poleman di giornata? Gambaro? Io te lo dico, Gambaro. Sì. Io oggi invece dico Joe Zarate perché so quanto va forte in sta pista, seconda gufata della serata. Ottimo, proprio lanciata così con nonchalance, diciamo. Tanto Soldani è lanciato, ha fatto 22-2 nel primo settore. Dovrebbe essere in linea con Sampugnaro, penso, anche con Gambaro dovrebbe essere. Sampugnaro ha fatto 22-1 in settore 1, in decimino a suo favore. Terza la affronta molto bene, cucito al cordolo in discesa. E poi trazionare fino alla sesta, sta in sesta. Forse ha avuto un po' troppo fretta a buttarsi dentro la curva, Sì, è forse, stato un po' leggermente. aggressivo. Quarta, quinta. Molto bene, vediamo se sta stretto, stretto, stretto al cordolo. Molto Appena difficile il uscito da terzo quella. settore. Molto, molto. Perché sono tutte curve che comunque devi azzeccare il fondo di corda preciso, perché se lo perdi di qualche centimetro, dopo fai fatica a raccordare quella dopo, quindi bisogna fare molta attenzione. Tanto RB Fox 22-1 primo settore, che non è malaccio. Anzi, vediamo come sarà il suo giro. Anche lui è uno, diciamo, dei top di questa RVL. Ma anche la RVL è bella combattuta, comunque ci sono quei 6 o 7 piloti, tutti quasi praticamente allo stesso livello, sempre a seconda delle varie piste. Tanto colgo l'occasione per salutare Epic Deki, mio grande amico che ci sta seguendo stasera. Lo invito anche a Salutiamolo. mettere il follow. Bravo, mettilo, mi Ci raccomando, che sennò dopo ti prendi i nomi, mettilo. segniamo tutto. Intanto Revo Fox, ultima curva, anche lui molto bene, stretto sul cordolo, strettissimo anche sul rettilineo, vediamo in quanto chiude. Si mette al secondo posto con 17,3. Male, non Adesso male. andiamo a vedere il Furiano, che non so se
sai, c'è il solito bug dei settori fucsia, però mi dà il settore centrale fucsia. Vado subito a controllare. Allora, il Furiano, 29,8, Dato sta settore centrale. tagliando il Invece è un gran settore traguardo, centrale, grandissimo, invece. 17-0, si mette a dettare il Olè! passo. E Gran tempo. inizia già ad essere tempi non indifferenti. Tempi che anche in RV8 comunque avresti passato il taglio senza grossi problemi. Quindi Assolutamente. Come almeno dicevo il prima, bravo, Q1. Da noi sì. Q2 sei passato 1-1, è passato con 16,8 massimo. No, 16,7, perché Mirko con 16,8 è uscito. Eh sì, erano tempi molto tirati da noi lunedì. Vediamo adesso come sta andando avanti l'evoluzione della pista, se altri piloti decideranno di scendere. Ancora tre sono senza tempo, quindi. Sì, infatti sono online, sì, online, sono on board con Drew Bucket che sta per finire il primo settore adesso. Vediamo in quanto lo chiude, 22-3. Diciamo che nel primo settore sono comunque tutti molto simili i tempi, cioè a meno che non fai un errore nelle staccate, sono quelli i tempi. Che di staccata ce n'è una. Cioè, i punti in cui fare tanto la differenza se sul settore 1, diciamo che sono due. La frenata e curva 4 in salita. Perché curva 4 in salita comunque ti porta a velocità sul mini rettilineo. Non è facile stare col gas pigiato perché se esageri la macchina ti parte. Quindi lì puoi fare la differenza rispetto agli altri. Sono d'accordo. Intanto rincuoriamo il nostro Ciuccio Rodelle che No, purtroppo ha poverino, commentato anche in chat. C'erano grandi aspettative su di lui, lo sottolineo, dopo la vittoria di Imola che ha fatto commuovere i nostri spettatori. Tanto Vabbè, se può vediamo. consolarlo, io e Mirko, io quindicesimo, Mirko 11, abbiamo fatto P5, P6, quindi se lo può consolare, da remoto si può fare. Attenzione! Ciuccio Rodelle commenta vinco lo stesso, attenzione! E Olè! Olè! qua direi che parte il suo rito, ovvero sulle mammelle per Ciuccio Rodelle, qua non lo tocca Ma nessuno. cos'è? Eh sì, è il suo motto. Ma che brutta roba! Sono on board con Killfusion che non ha ancora un tempo e si vede proprio che ha problemi perché anche adesso la mezza persa, infatti fa un primo settore piuttosto alto, 22-8. Come di 2-8 al primo settore mi sa che fai fatica a passare purtroppo. Comunque i primi 11 piloti sono dentro un secondo, quindi bisogna veramente spingersi se si vuole star dentro. Ah, c'è anche Killfusion. No, c'è Orto Balosso. Orso Balosso. Che nome. Anche si è appena. Si butta 17, dentro. si butta dentro. Si butta dentro. Quindi rimane soltanto Killfusion. Quindi deve goderci il suo giro. Ancora problemi in uscita Che curva. è molto indeciso nella sua guida. Tanto anche Dario ha scritto nei commenti che lui, ricordiamolo, ha scritto di avere problemi col volante. Speriamo riesca a risolverli perché comunque lui è in lotta per il mondiale. Andato, vediamo Killfusion. Tempo che sarà, penso, alto. Peccato, 18-6, 18-6. ma si rilancia secondo me, perché sta ancora Ma non hai spingendo. l'ERS, non hai l'ERS, cioè ha poco Esatto. senso. Poco senso rilanciarsi. Sarebbe meglio tenere, diciamo, la benzina per lanciarti dopo, oppure rientrare, ma sei molto al limite con il tempo. Tanto ringrazio Bestia Dragonica che si è iscritto, anche Pigdecky che gliel'avevamo chiesto. Grandissimi ragazzi. Bravi, bravi. Che se non vi iscrivete poi venite squalificati anche voi. Attenzione. Anche Coach Lollo, se non sei iscritto, iscriviti, mi raccomando. Comunque, Simo, il Dimmi. cielo si fa un po' più grigio, eh? Quello che non volevo dire Attenzione! per gufarla, perché soprattutto perché non voglio fare luna di notte e poi comunque per i piloti. Intanto Gambaro giustamente si ritira Ma la perché. misura si ritira? Sì, no, ma anche Gambaro sono ritirati ai box, penso, perché comunque sono, direi che sono salvi. 18,4, 18,6, gli altri. Beh, Io direi di sì. andare con quelli a rischio. Vediamo chi c'è. Ok, sono on board con Giorgi che sta per concludere ora il primo settore.
E mi sa che è alto, sì, alto. Beh, 20, sì, 22,6 comunque altino. Ah, molto alto. Ma Ciuccia anche ci ha giro scritto non tagliato. piove, tranquilli. Quindi già spoilerata. Ma no, dai, cioè. Sì, Ma non si Ciuccia, fa abbiamo così, capito che Ciuccia. sono tuoi fan, però mi raccomando, fagli scrivere tutti. Perché tu No, porti. si devono iscrivere, se no dopo la Esatto. vittoria la censuriamo proprio in diretta, cioè. Quindi. Iscrivetevi, bravo Ciuccio. Iscrivi così e poi chi ti segue ti porterà la vittoria. Un po' come il Intanto, fan boost che c'è in Formula E. esatto. Intanto Giorgio ha preso taglio. E ragazzi, se si vede male la live o c'è qualcosa, scrivetecelo. Leo Stones si è lanciato. Ok, andiamo con lui anche, che è a rischio. Ciao Nanni. Al limite Leo qua, quasi rischio taglio, 22,4, un po' altino come primo settore. Decimo sopra rispetto al suo intertempo di prima. Intanto Larvi, prova a vedere anche tu dalla live se si vede bene il video. Allora, controlliamo, controlliamo. Il video si vede bene, fluido, Ok. qualità buona, non male. Intanto vediamo Leo che continua il suo giro. Siamo alle acque Minerao. Spettacolo, bellissimo questo. Questo proprio. Ma mi hai colto quel leggero inaspettato così? Spettacolo, Vediamo Leo che prova a concludere un buon giro, ultima curva, ma anche qua mi sembra alto come tempo. A meno che non ha recuperato 18,5, infatti 17esimo. non basta per stare dentro. Ma penso faccia fatica a trovare 5-6 decimi adesso. È lunghissimo, ha forzato. Lui ha penso abbia anche l'ABS disattivo lui. Perché si è sentita anche la frenata. Gabri ha scritto warning per le Vabbè. acque minerali. Grande Gabri. Bellissimo. Vediamo, Paul si sta lanciando. Sante anche a Sante. nullo, Sante a giro nullo. Però non capisco perché non abbia azzerato l'ERS. Continua ad usarlo. Comunque secondo me ora come ora Quello la. Stones si gira e sta girando. Che risico l'as dietro. Bravo Ma lo Stones, secondo questa passa qui. me la pista sta perdendo anche un po' di grip adesso. Può anche essere quello, oppure i piloti che stanno provando a trovare qualcosa oltre. Perché alla fine si stanno girando. Nei o stanno sbagliando o girando nei punti più complicati della pista. Cioè, faccio fatica a vedere qualcuno che sta guidando molto pulito in questo momento. Adesso vediamo Kill Fusion che è ancora a rischio, al limite. Però sempre 22, ci togli 2 decimi però Due primo decimi. settore. Se continua con questa marcia potrebbe non essere male il suo Sì. giro, eh. Deve togliere in tutto 5 e mezzo per passare. Allora, Testa. vediamo, godiamoci il suo giro, vediamo se riuscirà a qualificarsi almeno quindicesimo. Andiamo on board con lui, pronto a entrare nelle acque Minerao. Un po' larghino qua su un cordolo che andrebbe un po' tagliato, però esce pulito. Sta togliendo 3 decimi Kill Fusion. 3 decimi e mezzo. Mancano due. Larghino, no, non. Qua un po' larghino, speriamo riesca a concludere bene il giro. In pochi mettono la quinta lì, io la metto Sì, sempre. io anche non la metto. Vediamo, ultima curva per Kill Fusion, vediamo se riuscirà a buttarla Stai dentro. stretto, stai stretto. Non andare così largo, stai stretto. Fusion solo No! 17esimo, 18 e 2. Mamma mia, peccato. Quindi Comunque si anche se sono molto concludono avvicinati i qua. tempi. Ah no, però può, ha un altro tentativo. Ma la No, perde. no, no, Quindi no. si conclude qua il Q1. Quindi i primi esclusi sono Giorgi, Kill Fusion e Leo. E ovviamente Ciuccia Rodelle che purtroppo è stato squalificato dalla sessione. Solo per rendere la gara migliore, ovviamente l'ha fatto, Esatto, ricordiamolo. intanto novità sul fronte Yoshi, non so se corro, sto provando a risolvere, quindi problemi al volante che persiste. Comunque, alla fine, fra il primo
e il 17esimo ci sono un secondo e due. Avere 17 piloti in un secondo e due non è per niente male, anche perché comunque è una pista complicata, non è lunga, è vero, però non è neanche così corta. Quindi, chapeau. Questo potrebbe essere comunque un dettaglio importante per la stagione se Dario non riuscisse a correre stasera. Quindi speriamo anche per lo spettacolo che comunque lui. Direi di sì. Più che altro adesso voglio vederli in Q2, chi sceglie di partire con la rossa o qui con la gialla, perché con distacchi così tutti fanno fatica a passare con la gialla se gli altri decidono di metterla rossa. Esatto, intanto saluto, non so come si legge, faccio lo spelling perché è un codice fiscale, Y0B48Y che ci Yo saluta un... baby! non lo leggevo, sono lontano, io baby, che è spettatore per la prima volta, lo salutiamo, buonasera. Earth Channel, buonasera, ci scrive a noi. Chi è Beppone? Earth Channel. No, sono io con il gestore streaming. Eeeh! Ma guarda che qua mica pizza e fighi, qua Guarda, oh! siamo Guarda, c'è anche il. professionali. Grande, Oh, c'è anche il Pirla di bersagliere, grande oh! Flavio, Mamma grande mia! Flavio. Grande il mio amico Flavio. A parte che Flavio deve andare anche da un'altra parte a guardare la gara dopo. Deve Esatto. avere almeno due dispositivi oggi, Flavio. Due Ah, dispositivi attivi. Flavio, non l'ha ancora sbinnata perché ha commento. Ma anche se la sbino, tanto li abbatto tutti, quindi non ti preoccupare. Intanto a caso mi esce Carlos Sainz 20esimo Ah, ma lo nella fa griglia. sempre per completare la griglia, nulla di che. E quindi siamo pronti ad entrare nel Q2. Io rimango su Joe Zarate come poleman, per stasera. No, no, io lo butto su Gambaro, anche se comunque il Furiano e il Sampugnaro sembra che abbiano forse qualcosina più il Furiano Io te degli l'avevo detto, altri. Furiano, non era per gufare, ma Furiano ha dimostrato di essere un ottimo pilota. Ma lì davanti ce ne sono tanti comunque che sono pronti a fare il colpo a ogni gara. Ma quando hai quei 7-8 piloti che possono lottare per la vittoria, e sei sempre lì un po' al limite. Basta vedere anche il nostro campionato, dove in testa adesso penso ci sia Mirko, che comunque non ha, cioè, a pensarci, Mirko non ha fatto tanti giri in testa, però è primo nel campionato. Quindi è sempre per il discorso che quando hai tanti piloti forti è facile far primo, come è facile fare ottavo, nono, decimo. Quindi è un attimo. Eh sì, qua può succedere di tutto. Tanto Tanto c'è. Fabio 95 Esatto. save sulle mani per Soldani. Peccato che non faccia la rima mani con Soldani. Peccato. Sì, baby, certo, poi ricambiamo. Adesso appena finirà la gara. Assolutamente, ricambiamo. E Adesso c'è seguici una anche il canzone. lunedì sera che c'è l'RVA e la Lega 1 del nostro campionato. Tanto Flavio ci scrive che Assolutamente. coppia che siete, ma ragazzi, qua oggi è coppia Ella! inedita, cioè, inutile. Ella! Vabbè, ma Flavio fa un po' diciamo il furbacchione a lanciare queste cose. Ma comunque Flavio potrebbe venire in party con noi. Comunque. Ma se deve commentare Ah, la. commenta di là lui, non mi ricordo chi Sì, commenta l'ha appena stasera. scritto. Ah, socio, allora dopo vado a disturbarlo io dopo. Comunque sì, baby, siamo da PlayStation. E allora, adesso quindi già vedo molte medie selezionate. Paul ci ha ripensato, appena detto molte medie riselezionate, Paul ha rimesso la rossa, nel dubbio. Ma qua entrano in gioco anche le tattiche, queste cose qua. Ah, Tanto mentele, puoi il primo. toglierla. Il primo a fare il tempo sarà Yoshi, quindi vediamo se ha risolto i problemi di volante. Guarda, io sono on board con lui per vedere anche se il volante è fluido o meno. Per ora sembra di sì, per ora. Non sembra aver scatti il volante. Molto pulito nel giro di lancio. Eh sì, Non so perché comunque. sta usando l'ERS anche adesso. Ah no, vabbè, adesso l'ho attivato, ok. Guarda come è una pista dove l'impegno dell'ERS è già molto molto pesante. Ti presenti all'inizio del tuo giro con il 52-53%. Per farti Sì. capire quanto ERS usi. Pazzesco. Non va larghissimo ad affrontare curva 1. E taglio.
Peccato. Già taglio, quindi andiamo direi col secondo che dovrebbe Oh, essere... Chi Zozzara lui? te con la gialla potrebbe essere Josar, vediamo, interessante. ecco, infatti io direi di stare con lui per vedere il primo riferimento con la gialla. Vediamo quanto E tira il dietro primo c'è Alex, tiratore. compagno che penso lo stia tirando. No, troppo lontano. Non so se infatti fa attenzione, intanto subito mi sono perso il tempo del primo settore. 22-2. E che non è Non male male, non male per per la media. niente. Per niente non è male. Ricordiamo che comunque ha fatto 22-0. Leggera decisione forse. Anche qua non è stato pulito con l'accesso d'autore. Però sembra comunque mo molto performante il suo giro. Sì, non sembra, anche qua molto bene, bello stretto, traziona benissimo in uscita. L'acqua minerale. La E comunque criminale, esatto. io sto vedendo che io sono l'unico che fa una traiettoria completamente diversa alle acque minerali. Infatti nel terzo settore mi davi 13. Vediamo Tanto come vediamo. arriva. 17 basso? Cosa sarà? Ella! Ah, pensavo che meglio, 17-7. Mi ho già esaltato, però ho sbagliato. Comunque 17-7 mi sa che non si passa. Allora, Quanto vediamo il sarà il tempo prossimo per passare, secondo con le gialle. te? Ma in generale, in questo Q2. Non sai, con i tempi che ci sono stati è un'incognita, non saprei darti un tempo Guarda, indicativo. secondo me con 17-7 forse sei un po' al limite. Come ci vuole almeno un 17 o 7 basso o 6, secondo me, per passare. Forse quello potrebbe non. Poi dipende sempre da quanti forzano con la gialla. Perché se in tanti forzano con la gialla, allora è un discorso diverso. Esatto, infatti adesso sono on board con intanto Pollo 18-1 con le soft, vedo intanto Malamisura che però ha abortito perché ha preso taglio. Quindi chi sarà il prossimo? Ah, ci riprova Yoshi, sta per chiudere il giro, molto stretto qui l'ultima curva come tutti sul cordolo. Però Ma rientra è in buttato dentro. Ha fatto la finta. box. Ha preso Shark in con la giro, rossa. Lo Sante si gira. Shark, hai Shark con la detto? rossa. Sì, che sta portando a termine il suo giro. Andiamo subito on board con lui. Anche lui qua. Qua ha messo la quinta lui però, come te. Penso si stia lanciando però. Non penso sia il Sì, si giro. sta lanciando. Andiamo là, vediamo chi è che Secondo me sta ha per chiudere il abortito il giro. giro e poi si sta rilanciando di nuovo. C'è Paul lanciato, Ah però no, si sta proprio così. peggiorando di Ah, due decimi. ci fregano tutti, Gambaro. cioè. Sono on board con Gambaro adesso. Vediamo col casco rigorosamente col tricolore, il buon Fabrizio Gambaro. Pulito. Pulito qua le acque minerali. 2 secondi. Mi dà Fucsia secondo settore. Ma qua si è visto con le gialle che fare due giri le porta nella temperatura ottimale. Sì, comunque non era un vero fucsia. Dozzara ti ha fatto meglio. Infatti sta roba proprio non mi piace di sto gioco. Intanto vediamo Gambaro che sta per chiudere in Olè! 17-7, non ha fatto male. Non ha fatto Nonostante abbia male. perso nel settore centrale. Esatto. E adesso bisogna vedere quanto sarà il taglio. Però secondo me, come forse 17-7 potrebbe bastare. Poi chiaro, Ma la dipende se misura. metteranno tutti le soft, È quello il discorso, ma la misura sta facendo il giro. eh. Allora andiamo subito on board con lui. Lui traziona in terza, dentro la quarta, giù verso l'ultima curva. Esce Guida da molto pad. bene. Sì, è da pad, Massima, la misura. Si allargano tutti qua comunque, eh. Ho visto che in tanti Ma stanno meglio sta larghi, non so stretti. perché. Meglio sta stretti. 18 e 0. 18 e Tampugnano si sta lanciando, potrebbe essere anche questo un tempo importante. Ah no, si 0. No, sta sta scaldando ancora ancora scaldando. le Il Soldani gomme. Sì, sta Soldo sta per arrivando. chiudere il giro. Lui sta, diciamo, a centropista. Con la rossa. 17-3 si mette a destare il passo. Il Gambaro è Furiano un sta per pozzo lanciarsi. uscito. Sampugnare. Ah no, Sampugnare abbiamo detto che stava No, abortendo. il Furiano sta per lanciarsi. Che lui ha. Il Furiano è già al secondo giro questo che fa sulla gialla.
Ma te l'ho detto perché anch'io l'ho notato che comunque quando se fai più giri la scaldi bene, fai un bel tempo. Più che altro nel metodo con cui la scaldi, perché io e Mirka avevamo due metodi diversi. Io uscivo dai box e facevo subito un tempo per poi di nuovo fare il cooldown e rilanciarmi di nuovo. Invece Mirko no, Mirko usciva dai box, faceva il primo giro forte senza airs per scaldarle e poi dopo facevamo il giro secco. Intanto Ho due modi salutiamo diversi. Pietro Official, che è la prima volta che ci segue, e ringrazio anche per il follow. Non pulitissimo il Furiano, forse la gomma gialla non è esattamente la sua, diciamo, il suo ideale per ora. E magari adesso ci smentisci. Non male, anche la parte adesso in salita. Credo Ho sia subito un curva bump con lui. 9. Ho Adesso arrivano curva 10, curva 11. Ecco, io qua sto sempre molto più largo rispetto a loro. invece la facevo così, andavo anch'io stretto. Ma perché voi seguite la traiettoria ideale, per quello mi sa. No, no, ma anzi, non te la stringe così tanto la Ah, traiettoria. no? Ah, ok. Guarda, quinta, lui la mette. Vediamo come arriva. Se lui sta Sì. stretto o se la interpreta in maniera diversa. Ah no, lui va largo. 17-8. Non male. Assolutamente. RV Fox sta arrivando. Sampugnaro, anche lui sta arrivando. 17-6, Sampugnaro. RV Fox adesso è sull'ultima curva. Ormai stanno Vediamo arrivando tutti subito. ormai. Sì, tutti adesso, hanno aspettato magari la pista. C'è anche Shark che sta arrivando. Vediamo in quanto chiude. 18-0, Revo Shark. Sì, adesso sono tutti lanciati in questo momento. Jubaket Adesso c'è con McLaren le Jubaket. rosse. Sono on board con lui. Ho Si porta in settima posizione. Vediamo. Provando a cercare qualcuno che nel giro adesso proprio a folate vanno. Sì, tutti assieme. Adesso non c'è nessuno, la McLaren adesso sta rientrando. Quindi comunque adesso abbiamo un po' di pausa. Sembra che alla fine sono stato io un po' troppo pessimista sul taglio. Eh no, infatti hanno fatto comunque. Intanto Yoshi è ancora nullo, senza te. Si gira Yoshi, si gira. Attenzione, forse un po' agitato dalla situazione. Non è comodo comunque iniziare un evento sapendo che hai problemi. Anche soprattutto psicologicamente, perché non hai, Sì. perdi il feeling. Sì, molto, molto, molto. Vediamo se deciderà di uscire forzando sulla gialla o se metterà la rossa. Vedete molte adesso in pista con gomma rossa, almeno. Eh sì, infatti anche vedo Jubaket che però è ancora lanciato visto che sta togliendo un decimo. Ma adesso lo perde. Se ha solo un decimo lo perde adesso sul dritto. Largo, sesto e ha perso un sacco. Infatti rientra in box. C'è ancora un as fuori. Chi è? Sampugnaro sta rientrando. Ape. Ape mi sa che adesso si lancerà con Sì, gomma perché rossa. Un attualmente al giro. taglio si sono nell'outlap. Già farà almeno 18-1 se vuole passare. 18-1 vuol dire passare con almeno 22-2 per pareggiare poi. Godiamoci il suo giro. Yoshi dice che si è bloccato il volante e girato. Non male. Pelo lungo, sì. Anche questa curva, se stessero più larghi, riuscirebbero ad affrontarla forse leggermente meglio. 22-2 ha pareggiato. Paul si Paul, ritira! L'ha si ritira persa. Paul. L'ha persa. Io sono ancora con Ape, intanto che non ha ancora il tempo.
molto pulito comunque nella sua guida lì. Sì. E anche lui Wow. ha da poco il volante, mi sembra, anche la pedaliera nuova. Qua bene, taglia Bella, benissimo. Qua bravo, bella. qua ha guadagnato. È sicuro, sicuro. Vediamoci il suo terzo settore, come si concluderà. 52-3 lui è passato, quindi iniziamo un po' a registrare anche il settore 2. Intanto colgo l'occasione per salutare la mia fidanzata Federica che è entrata in live. Salutiamo. Standing ovation. Prendete appunti tutti i ragazzi in linea. Ecco, 17-6. 17-6. Grande ape, grande Tutti con ape. rossa Ha adesso, hanno piazzato tutti la rossa. l'alveare. Hanno tutti la rossa. Eh sì, infatti alla fine ora cambierà tutto, ora dovremo impazzire con le riprese. Yoshi sta lanciando, vediamo allora. Eh sì, direi di andare con lui, speriamo riesca a concludere un giro. Adesso Sampunar è rimasto ai box. Rimasto in Chi box? è rimasto ai box adesso penso non esca più a fare il tempo, quindi possiamo considerare conclusa Soldano, Fox, Sampugnaro, Gambaro e no, scusate, Giozzarate e Furiano. Possiamo considerare conclusa la loro qualifica. Adesso infatti speriamo che Dario riesca a segnare un tempo perché non ci sarà spazio per un secondo tentativo. Tanto che qua mi dà secondo settore fucsia, ma chi lo sa se sarà veramente fucsia. Ape, Ultima. Grande migliora. ape, lo vedo molto in palla stasera, eh. Tanto Dario molto bene qua. Vediamo come affronterà l'ultima curva, la fa molto bene. Sta per tagliare ora il traguardo in 17-8, Velo. si mette dentro, ottavo tempo. E adesso seguiamo. Sante, sta arrivando Sante. Shark Anche l'attacco. 17-6, scala in una posizione d'aria, attenzione, Furiano anche al 7-5 limite. George. E infatti butta fuori Furiano Sante. momentaneamente. Furiano ai 7-5 anche box! Sante. Furiano ai Io l'ho detto box! che era al limite. Alla fine ci ho preso io alla fine, Eh vedi? sì, ci hai Proprio il preso tempo alla tu. fine era quello. Allora Ma seguiamo infatti ho scelto quella Zubacket. rossa. Ma Ma la misura misura, sopra di 2 decimi. Sopra di esatto, 2. No, ah no, invece infatti. le sta togliendo Eh adesso. sì, Togliendo. sotto di quasi 2 decimi, dai Mattia, dai Mattia. E qua c'è un leggero tifo per i miei ragazzi Red Bull. Leggerissimo. E intanto a sorpresa Furiano escluso e Non Giozzarate al ci limite, credo. Giozzarate al limite. Ha preso bandiera Giozzarate. E va fuori Non ci Giozzarate perché va alla credo. misura, va quinto. Colpo di scena. Io mi sono già Yoshi giocato. sta togliendo 2 decimi. Yoshi sta togliendo 2 decimi ancora. Attenzione, non è ancora finita. Vediamo intanto in chat il tifo per Dario. Simo Supra. Vediamo in quanto chiuderà il nostro Darietto. Anche lui sta molto largo qua. Non capisco perché stanno tutti larghi. Vediamo. Dario la butta dentro 17-6. Abbiamo Zubackets. Giubacher 2 decimi sta togliendo Giubacher. Ma non gli bastano, deve togliere di più. Deve togliere di più. Devo togliere di più. Vediamo se ce la fa il pilota della McLaren. No. Undicesimo, non ci credo, pure Fabrizio fuori. 44 millesimi. Gambaro fuori, me lo sono perso. Me lo sono Alla fine, perso. io e te abbiamo fatto Esatto. tre nomi fuori. A questo Cioè, punto, pazzesco. ragazzi, vi dico in chat, per favore, dato che siamo due seghe, io Non e fate nomi. Smiley. No, cioè, fateceli voi, per favore. Diteci voi chi farà sta cazzo di poll, perché, cioè, noi non ci abbiamo veramente azzeccato. Abbiamo Ma fatto tre nomi e tutti e tre fuori. e adesso Cioè. non mi ricordo chi nel gruppo admin, che adesso poi andrò a rileggere, tanto adesso c'è la pausetta, diceva, ah no, forse ero prima in party con i ragazzi Red Bull e vi dicevano occhio a Soldani che stasera c'ha il colpo. E No! Altra gufata andata. è così attualmente. Team FR Supra Soldani Pole. Sì, lui è Asme, me lo dimentico sempre. Intanto Leo invece dice Fox. Dario che. Asme, infamone che io e lui abbiamo già fatto su due gare, già due duelli all'ultima curva.
E quindi ricapitoliamo gli esclusi, che sono Drew Bucket, undicesimo posto, Gambaro, dodicesimo, Giu Zárate a sorpresa, tredicesimo, Furiano, anche lui a sorpresa, quattordicesimo, e Paul, quindicesimo posto. Con la Non ho gialla, capito. solo Fox e Sampugnaro Ma non riesco a passati. capire perché comunque Furiano è proprio rimasto ai box anche quando sapeva di essere, diciamo, al limite. Perché c'è stato quel frangente dove anche noi abbiamo pensato, vabbè, il taglio poteva essere anche 18-0 e così via. C'è stato quel frangente dove l'abbiamo pensato. Poi dopo tutto Esatto. hanno abbassato un sacco i tempi. Quindi E alla fine... ricapitolando, anche allora, Antonio DS82 dice anche lui occhio al Furiano per la gara, però giustamente perché è uscito. E niente, non vedo più nessun voto. Ragazzi, scrivete. Più E che altro, niente. comunque, alla fine ci abbiamo preso, diciamo, nel dire che il taglio sarebbe stato con 17,6 alto, 7 basso. È passato con 688, però è molto, davvero molto, molto complicata. Cioè. No, Sì, ma alla fine quindi nessuno è passato con la gialla, giusto? sono passati Fox e Sampugnaro, Che anche quello. che ha fatto un ottimo 17,6. Tu eri partito con la Contando, gialla lunedì? E sì, alla fine sì. com'è stato rispetto a chi era Mirko, partito con le soft? Cosa hai notato qualche. ti dico, partire con la gialla praticamente hai quasi lo stesso ritmo rispetto a quelli che hanno la rossa. Nei primi 5-6 giri devi un attimo star lì, senza andare a forzare chissà quanto. Dopo hai tanto passo. Per la tua gara, dove devi veramente spingere, sono i giri dove loro hanno la bianca e te hai la gialla che sei ancora fuori. In quei giri devi spingere perché devi provare a farti dare meno decimi possibili ogni giro. Ogni decimo che riesci a non farti dare è un decimo che dopo con la rossa puoi mangiargli molto più facilmente. È lì dove ti giochi la gara perché non te la giochi nei Esatto. primi giri, ma te la giochi quando loro entrano in box. Comunque, ieri con 16-8 uscivi. Sì. Scusate, ieri, lunedì intendevo, scusate. Quindi alla fine, comunque, un secondo di differenza, ok? Però si parla sempre di tempi di primo ordine, perché anche RWL non sta andando per niente lenta, ma per niente. Quindi, gran parte dei ragazzi di RWL mi sembra che in RWA potrebbero far comunque bene. Assolutamente, sono d'accordo con te. Sampugnano è già fuori, galvanizzato dall'essere passato con la gialla. Allora, ritorniamo dunque adesso in pista, che ora inizia veramente il divertimento. Tanto vediamo, ma la misura che scalda bene le gomme. Sampugnaro sarà il primo a fare il tempo. Sampugnaro anche lui Seguito da è molto Yoshi. in palla, eh. Lo vedo molto in palla Non lo questo. dire. Ragazzi, non commentiamo più, se no. Vediamo, Sampugnaro sta per lanciare. Abbiamo Sampugnaro, Yoshi e Jogged. Tutte e tre, una di dietro all'altro. Quelle tre bandiera gialla perché stanno andando piano. Curva 1. Molto bene, bella da Sampugnaro, curva 1. Ah, davvero bene l'ha fatto. Sì. Ma come arriva adesso a Sampugnaro, settore 1, leggera indecisione. 22-1, vediamo Yoshi come arriva. 22-0. Jogged arriva con un 2-7, Jogged molto più alto rispetto agli altri. Tanto c'è anche Dario, andiamo a bordo con lui per capire se il volante è a posto. Sembrerebbe tutto ok, eh. Sampugnaro sta arrivando adesso nel settore 3, nel settore 2, scusate, alla fine. Andiamo subito a bordo con lui.51,9. Sta volando. Grosso 52,0. Il decimino di vantaggio l'ha perso. Jogged, vediamo. 52,0, vediamo. 53,0, paga un secondo. Diciamo che Sampugnaro. sono Sampugnaro e Yoshi sono lì, eh. Sì, c'è un decimo vantaggio di Sampugnaro adesso, però nel terzo settore potrebbe
ribaltarsi tutto. 17-1. 17-1, andiamo su Dario. E là, 17-3, 17-3. 2-10. Jodz. Il prossimo chiudere, alto, 18-2. I soldani, soldani. Vediamo di lui, che per ora sta andando molto bene il soldo. E infatti rimane lui anche lì lui, Fox, 17-3 come guarda, suo sta compagno di lanciando Fox. squadra. C'è Malamisura che sta per arrivare ora sull'ultima curva. Sta molto largo Mattia, non capisco perché non si stringe lui. Chi è il Sante, prossimo? Jojed che sta togliendo Sante, Sante. Sante. Sante e poi Shark. Abbiamo Shark che arriva. Visto qualcuno girarsi, non ho capito chi. Penso una Mercedes, forse. Oh, non male Shark, 7-1. Le Alfa Tauri sono belle in forma, eh. Sta facendo meglio di quello che abbiamo fatto io e Mirko. Tanto Fox, vediamo come concluderà il suo primo tentativo in questa Q3. Squadra 2-3 paga quasi 4 decimi paga rispetto a San Pugnaro al settore 2, quindi non penso sia in linea per la pole, però magari per la sesta, settima posizione. Vediamo, 17 e 7-5, mezzo. infatti è un leggermente più alto, e Quanto per c'è? ora con 7-5, 4-4. Orso Balosso dovrebbe essere lanciato, sta anche lui per concludere il terzo settore, apre ancora senza tempo. Alla fine del quarto, l'ottavo si prende solo 4 decimi, Sì, cioè non se la sono prende molto molto lì. vicino. In tanti altri eventi con 4 decimi magari sei secondo o terzo, quindi Sì. Quindi sono lì, diciamo, molto equilibrato questo Q3. Vediamo intanto Orso, anche lui molto largo all'ultima curva. 7. 17-7, quindi l'unico senza tempo in questa prima ondata di giri è Ape. Per Intanto ora sta sì. uscendo Shark, no, Shark sta rientrando, scusate. C'è Uscita, Jojed che no. si peggiora. Ape appena uscita, ma adesso tanto stanno rientrando tutti, penso Giorgio, penso rientri anche lui. Fox penso rientri anche lui. Non penso che si lancino di nuovo. No, non penso. Secondo me adesso vedremo il giro di Ape, che è in outlap. Adesso Barossa sta andando piano. Sì, adesso diciamo una fase un attimo di relax. Adesso sta andando piano, sì. Stanno tutti preparando l'ultima munizione. E adesso sarà anche bello vedere la fase di partenza, che ricordiamo qua in Portogallo è tosta, perché comunque tutte quelle macchine in quella curva veloce. Vediamo Ape che sta scalando molto la sua gomma. Comunque la pole sarà combattuta stasera, perché comunque cioè, è Non questione. penso che vadano sotto 17. Non penso. Dipende anche Però. la pista come si è evoluta. Esatto. Non è detto. Potrebbero anche andare sotto 17. La vedo difficile, ma potrebbero andarci. Comunque Ape si lancia, curva 1. Molto bene. Vediamo come arriva al settore 1. Dovrei almeno fare un 22-0 per essere in linea, per attaccare la pole. Questa è una leggera scodata. 22-1, un po' più alto. Paga quasi un decimo e mezzo. Adesso dovrei fare 51-9 o 52-0. Largo tagliato. Vediamo. Tanto Yoshi Yoshi si si sta sta per per lanciare. lanciare. E direi che poi si può stare ampiamente on board con lui per tutto il giro. Sì, tanto l'unico diciamo in questo momento, ma vediamo subito come farà il primo settore.
Vado proprio un bordo con lui e riprende taglio. Si lancia a Alla mala misura. base. Si allarga bene qua sul cordo, lo taglia benissimo, benissimo qua curva 1. Tutte e tre le curve l'ha Ah! tagliata. Gli ha E qua ha ripartito un po'. perso, Tanto, mi sa. eh. Vediamo. Beh, neanche a curva 20 2-1. e ha perso, quindi vuol dire che era un super primo settore questo di mala misura. Almeno in linea con quelli di San Pugnaro. Forse ho qualche problema in trazione, forse. Sta spingendo tanto comunque. Questa la sarà fatta bene. Ah, Oh! poi derapata in uscita. Lì ci perdi almeno un decimo, lui. Sì. Vediamo, 52-0. Deve chiudere 52-0 per essere competitivo. 52-2. Non è abbastanza, non è Sta abbastanza. togliendo solo 56 millesimi. C'è anche Col traffico. traffico! Forse si Mi ha dato becca un po' fastidio. di scia della No, Alfa non penso gliela Romeo. dia. Non penso gliela dia, Invece sì, invece. perché è lanciata, perché si sta lanciando Jorged. E invece gliela dà, ma Ah, non si perfetto, toglie no. adesso. Ma così ha Però. rovinato il suo lancio, ha rovinato il suo giro di lancio così Jorged. Non lo Eh so, sì. magari è entrato. Eh Non no, lo è so. ancora in pista, ora devi rifare l'outlap. Ah, pensavo fosse rientrato. E Più intanto strano. attenzione perché si è lanciato RV Fox come un falco. Vediamo come concluderà il primo settore. Un po' larga qua questa cos'è? Curva 3, curva 2. Ma la misura si gira intanto. È alto primo settore per RV Fox 23.7. Ape ancora Tanto mi senza sa. giro. Ma la misura mi sa che l'ha spedita a muro e ha finito la qualifica. Non dirmi queste cose. Ha rotto l'alettone. Faccio fatica a credere che possa rientrare ai box e tutto. Intanto godiamoci il giro di San Pugnaro per ribadire la sua pole position provvisoria. Però alto primo settore. Ha sbagliato. Sante lanciato. Davanti a San Pugnaro che può fare un po' diciamo da carotina. No, adesso ha smesso di fare la carota. Quinta addirittura. Beh, diciamo che puoi essere Lascio momentaneamente. ritirato. Ah, non ci voleva Lascio ritirato questo. per scelta. Non ha sbattuto in pista. Dicevo, per ora puoi ritenerti per le qualifiche. Largo. Ah, Largo. largo. Però non gli ha dato taglio, Sante, Però sei sopra i 700esimi. eh? Eh sì, ora è dura. Ma è dura anche perché non hai più ers neanche per fare il giro dopo. Quindi comunque il giro dopo un decimo lo perdi solo sul dritto per l'ers. Intanto salutiamo Joe 84213 che tifa per Ruben che dovrebbe essere San Pugnaro e Sante si peggiora. Tanto Soldani, attenzione, sempre concludere ora il primo settore in 22.0. Molto buono, molto buono. Soldo è Devo in provare corsa. a migliorare il suo secondo settore. Perché è lì dove ha fatto la differenza San Pugnaro, è lì dove ha battuto tutti gli altri nel secondo settore. Ti ricordi quanto aveva Pulito fatto? è arrivato alla fine con 51,9. Vediamo. Sta stretto. No, Ah, prende taglio! taglio. 51,7 aveva fatto! Non ci Ha fatto voleva. 51,7, aveva la Tanto pole in mano. Jorged sta togliendo 2 decimi. Attenzione, Fox Fox! 17.102. Shark 16.8. Si Sergio! accende la qualifica. 17-1 per Jorged! La pista mi sa che è migliorata, 16,8! Ma stiamo scherzando! Orso Balosso 2 decimi al primo settore! C'è stato 6 decimi al proprio. secondo! C'è stata proprio un'evoluzione della pista. Orso Balosso 6 decimi al secondo, vuol dire che potrebbe fare secondo o terzo. Attenzione! Cosa Si sta fa bene anche succedendo, l'ultima ragazzi? parte. Si è Si fa bene acceso anche l'ultima tutto di parte. botto. Ma così negli ultimi secondi. Per Eh sì, rimane solo lui, tutti gli altri hanno preso avere bandiera, tutti gli altri hanno preso bandiera, quindi pole provvisoria per RV Shark, ma che sarà sicuramente pole. l'ers. Non ci E sarebbe quarto uno! posto! Ma che qualifica abbiamo No! visto! Che qualifica Ma abbiamo visto, ragazzi! Smiley! Ma ragazzi!
scatenatevi anche prima, così veramente da Mamma infarto, così. mia! Che Intanto, roba. veramente, beh, tu puoi essere soddisfatto per i tuoi ragazzi Alfa Tauri. Sì, ha fatto molto bene, contando che noi abbiamo fatto 11 e 15, direi che loro hanno fatto veramente un gran lavoro. Beh, c'è da dire che comunque anche Sante ce l'aveva il tempo per fare meglio, eh. Ha fatto qualche errorino. E quindi finisce così questo Q3 con la pole position di Erebus Shark che partirà davanti a tutti, quindi prima fila Erebus Shark, Erebus Fox e terzo posto per San Pugnaro, anche lui ha fatto un'ottima qualifica. E niente, molto, sarà una partenza interessante adesso. Cosa ti aspetti tu, Smiley? Curva 1, curva 2, curva 3 saranno molto complicate. Bisogna vedere come decideranno di affrontarle i piloti. Spero molto cauti perché di certo la vittoria non si coglie lì. Vedendo diciamo, la velocità di tutti, se ti giri al giro 1, se uno esce una safety, la tua gara è praticamente finita. Infatti mo ci sarà da divertirsi. E allora, vediamo che cosa, di che morte dobbiamo morire stasera. Adesso bisogna un po' star lì con, diciamo, col cuore in mano. Intanto saluto Wally. Vedere. Mamma mia. Stavo leggendo un po' dei commenti nei vari gruppi. Vai, Thomas, dici chi vince stasera, diccelo tu. spara, spara, così almeno non siamo noi a fare i gufi. Però, boh, secondo te ci sarà una safety? Perché non è detto che possa uscire la safety. Safety, allora, secondo me può uscire lì nella curva, come si chiama la curva, quella in salita a sinistra, dove si girano tutti, lì secondo me è l'unico punto dove può uscire, perché vai a muro, spacchi tutto. Intanto, allora, Pietro Ok, si parte ci già. dice vince San Pugnaro, ma si parte, allora guardiamo dopo i commenti, guardiamoci questa super partenza del GP di Portimão. Si parte subito con l'ottimo spunto di Shark, però subito Fox affiancata a lui. Attenzione, vediamo come passano la curva 1. Affiancati, c'è un leggero contatto tra Shark e Fox, però sembrerebbe tutto pulito. Regolare anche dietro sembra la partenza. Qualche pezzo d'alettone vola. Sembrano andare comunque abbastanza cauti anche in curva 2-3. Molto bravi tutti i piloti, si sono rispettati vicenda. Sì, è stata una partenza pulita, speriamo non succeda adesso il finimondo, ora che l'ho detto. Qualche leggero contatto qua al tornantino, ma è normale. Ma ci sta, curva 1, cioè giro 1 ci può stare. Tanto salutiamo Lollo che è entrato in live e dice Fox come vincitore. Qualche Fox, invertimento. comunque con la Con le due, media ha fatto un'ottima cioè. partenza, eh. Una grandissima partenza. Occhio, le due McLaren si sono un po' staccate dal gruppo. Ma deve essere successo qualcosa lì in mezzo, andiamo a vedere. Qualcuno sicuramente ha perso dei pezzi di alettone, perché avevo visto qualcosa partire. Tanto so, Gambaro ha fatto una super partenza, Gambaro, però ha preso, no, sì, super partenza di Gambaro. Giorgio Grande, ha già preso penalità, Giorgio. Leo tanto Stones mi andiamo. sa che rientrerà in box. C'è Yoshi che è incollato a Fox in scia. Vediamo anche la telemetria così per capire le condizioni dell'Hertz anche. Ma Yoshi l'ha usato già 40, Yoshi. Ha Attenzione, poco senso. Yoshi! Fallo! Yoshi contatto! No! Qua è stato troppo aggressivo, cosa Devo stare fa? Ah! tranquillo, devo stare tranquillo. Niente. Meno male che era Ghost perché se no era un patatrack qua. Doveva stare tranquillo. Ah, forse ha dato il suo passo illecito all'Alfa, forse mi sa. La Renault, l'Alpine ci prova! Sull'Alfa e gli ha portato a casa il sorpasso. Molto bello, molto pulito. George è stato? Me lo sono perso, adesso Sì. sono andato on board con lui. Ora sembra comunque. Orso Barosso sembra perdere i due piloti davanti. Sì, hanno proprio un altro passo Shark e Fox. Fox deve provare di tutto per stare dentro al secondo.
deve fare di tutto, perché se sta dentro al secondo la sua gara è nettamente in discesa. Se invece Shark riesce a staccarlo, ha buone carte, ma se la giocano, non dico alla pari, ma se la giocano entrambi. Quindi Tanto bisogna qua fare veramente. davanti sono tutti incollati, intanto vedo San Pugnaro con la X. Se è con la X vuol dire che è crashato? Storicamente sì. Sta anche laggando tanto. Infatti è bannato Questo. stasera. Ci c'è Rodelio sul Furiano. Il Furiano sta entrando in box. Lo Stones 3 secondi. Il Furiano sta entrando in box, vediamo cosa decide di fare. Ma avrà avuto qualche contatto. Intanto vediamo Ciuccia Rodelle che si trova ancora dietro. Lui ha Sta bisogno di cambiando una l'ala. grande rimonta. San Pugnaro con Gambaro. Vediamo. Andiamo. Ma ancora il bot di San Pugnaro. Yoshi è molto aggressivo nei sorpassi. Ha già finito l'Else, siamo solo al giro 3. E San Pugnaro adesso lo stanno passando un po' tutti, perché quel solito è Ghost, quindi. Sì. Tanto Fox devo dire che sta tenendo un ottimo passo con le gialle. È proprio, sai, sui ritmi, mantiene il ritmo di Shark, non riesce ad andare via. Come che adesso, se non è andato via nei primi 2-3 giri, non va più via. Eh sì, perché adesso la rossa comunque inizierà a perdere. Magari perdere no, però avendo il DRS riesce a colmare quel vantaggio della rossa che non è più così esorbitante. Tanto qua tutti stanno passando praticamente San Pugnaro. Vittorio 3, una McLaren è andata fuori, sembra. McLaren si è girata. Si è girato Giubacchett. Mannaggia, mannaggia, peccato. Diciamo che ci sono comunque già. Tanto Soldani su Joe Zarate. C'è Rodello su Giorgi anche. Paul su Sapugnale, adesso sarà il turno anche di Ciuccio Rodelle che deve Attenzione, superare Joe Sapugnale. Zarate con le gialle, prova l'incrocio di traiettoria. Joe Zarate si mette in scia, apre il DRS, ora si butterà dentro, si affianca. Vediamo come entrerà. Attenzione, si deve pure difendere Soldani. Yoshi, doppio sorpasso anche lui sta facendo, affiancato con l'Alfa Romeo. Occhio a falla in due qua che è molto difficile. Occhio a falla in due che è Ah, molto contatto, si butta difficile. dentro. Ruota, Italia Orso e ruota. Balosso l'ha persa intanto Ora nel abbiamo giù in frattempo. discesa, sono ancora ruota ruota. Occhio Deve ragazzi, alzare il alza quel piede. piede. Alza il Alza piede, il perde anche posizioni, ma qua è piede. andato Giorgi, com'è? Quante ne ha veramente. perse? Mamma. Esatto. La voleva proprio questa Urlano. posizione, Dario. Però, boh, non lo so, sempre molto aggressivo. Io adesso andrei subito là davanti perché adesso Fox avrà il DRS su Shark. Orso Balosso si è girato di nuovo, Orso Balosso è nervosito. Per Attenzione, prima volta. Shark. Si deve difendere. Vediamo se proverà subito l'attacco o si accoderà. Si accoda giustamente. E adesso potrebbe provare a buttarsi qua al tornantino, Ho capito, però sei in quella fase di gara dove o sei più veloce o è meglio conservare l'ERS. Perché a sto punto siete tutti in fila uno dietro l'altro, è meglio conservare l'ERS e lasciare i due davanti scannarsi. Io fossi in Joe Zarate cercherei di salvarmi l'ERS il più possibile. Eh sì, Non infatti qua proverei adesso si è neanche a creato un bel sorpassarlo. trenino. Questo qui trassante. Attenzione, Joe Zarate! Leggera sbinnata, deve correggere. Giorgio passa solo Ciuccia Rodelle. Anche Ciuccia Rodelle piano piano comunque è risalito un po'. Deve vincerla, ne ha ancora di strada da fare. Attenzione, Gambaro! Deve alzare il piede sul suo compagno di squadra. Occhio a Fox che è Eh molto sì, 3-10. vicino. Adesso deve tentarlo sul passo. E adesso fossi in Shark, lascerei passare Fox e mi attaccherei. Assolutamente, sono d'accordo con te. Togliamo tutte le grafiche, godiamoci questo possibile attacco. Vediamo. Shark prova a difendersi. Vediamo se proverà a No, non proteggere l'interno o penso. rimane in traiettoria. Fox, attenzione, Fox si butta all'interno. E quindi si prende la leadership momentanea di questo Gran Premio. Però adesso vediamo se ci riproverà subito Shark nella seconda zona di RS. No, no, è uscito male. Arriva anche largo leggermente rispetto a Fox. Tanto non vedo più distacchi. Neanch'io. Sante vicino a Yoshi.
E anche Zara è vicino a loro. Eh sì, questo è un trenino che continua a ripetersi per ogni giro. Attenzione, Sante. Comunque Yoshi è quello messo peggio con l'Ers, quindi... Mi dà un fastidio non Secondo me vedere più Yoshi... distacchi, cacchio. Yoshi gli conviene... Giubacchett con Sampugnaro! Sampugnaro! Giubacchett si sono presi con Sampugnaro! Mannaggia, mannaggia. Me lo sono perso. Che peccato. Beh, Giubacchett anche lui, gara stortissima, anche lui, che sfortuna. Tanto vedo bandiera già, ah no, sempre per Giuba, che tanto Soldani è rimasto intasato in quel gruppetto lì. Tanto ringrazio ancora la mia fidanzata che mi fa i complimenti per la telecronaca. Vedi, cioè, dobbiamo prendere tutti gli appunti, cioè, non Qua, so ma come io, fai. qua le fidanzate le dobbiamo tirare in ballo, perché io avevo il progetto di fare il campionato. Rimandiamo il Zozzarate, discorso, attenzione all'interno. Ma forse riesci a prendere anche Yoshi, eh? Zozzarate. No, è troppo rischioso, troppo rischioso. Fox con Shark. Shark, no! Oh, Fox, attenzione, cosa è no! successo? Girato! No, io ho visto solo girato Fox. Me lo sono perso anche io. E No! attenzione perché adesso ci sono No, perché Malamisura sta e fermo? Perché sta fermo? Gambaro. È Perché sta fermo fermo Fox? Fox? No! Avrà tiltato, Perché? avrà tiltato, starà spaccando tutto. No! No! Non ci Mi sto voleva. battendo! Riparti, riparti, che ce la puoi fare! Ma che sfortuna! Mamma mia! Hai rotto l'auto. Qua vorremmo capire cosa sia successo. Intanto, a chi ti riferisci, baby, che si chiude la vena? Non ho capito. E prima comunque stavo dicendo che io volevo fare un gran premio tra le fidanzate, però nessuno mi ha più cagato. No, Yoshi! Gli è partito. È al muro, Qua qua sarà si il apre il volante. volante. E Qua attenzione si perché è apre. bandiera gialla, ma non dovrebbe esserci No, safety. no, non esce certo, non esce certo. Qua il Ehi, volante. Squalificato la qualificato. direzione. Non ci voleva questa per Dario. Io qua ho visto. Ero on board con Jozarate. E lì si è vista proprio la macchina di Yoshi. Boom! Buttarsi a destra. Intanto Smiley vedo Gambaro che ha finito l'ERS. Gamba perché ha forzato il sorpasso su mala misura. E adesso loro che sono compagni, chi va davanti deve spingere con l'ERS e poi farsi passare. E così uno dietro l'altro. E possono avere una possibilità di andare a prendere Shark. Oppure lasciare davanti Gambaro che ha gomma gialla. Però Gambaro deve spingere se vuole avvantaggiare anche il compagno di squadra. Eh sì, comunque diciamo che mo è tutto aperto. Sì, decisamente, decisamente sì. Vediamo. Sampugnare a 3 secondi, in penalità. E diciamo che anche qua, come la qualifica, è cambiato tutto di botto. Per ora l'unico che ringrazia è Shark. E comunque, vabbè, anche Gambaro ce l'ho sotto. Intanto Ciuccia Rodelle P8, eh. Grande Ciuccia Sì. Rodelle, che è partito Vuole bot ultimo. adesso però. Vuole bot. Fox intanto al E box. dicevo che Gambaro super partenza perché anche lui era molto dietro. Sono curioso di vedere come la gestiscono i due piloti della Red Bull perché Malamisura l'ERS comunque a metà adesso lo passerà. Perché Gambaro ha comunque sparato 10 posizioni, Gambaro. sì. Giozzarate ne ha aggruppate 9, Ciardelle 11, Giorgi ne ha aggruppate 9. Io non dico niente su Ciuccia perché non voglio buffargliela, ma solo una cosa mi sento di dirla, che lui ha una grande capacità di gestione de della gara, perché comunque lui ha l'ERSA all'80% e ha Mamma mia. recuperato comunque tante posizioni. Lui però ha 5 secondi di penalità. Adesso i piloti sono tutti staccati, non c'è più un trenino adesso. E adesso è una fase di gara, peccato per Sampugnaro appunto che è crashato, per cui stava comunque facendo un'ottima gara. Intanto giro veloce del Furiano. 20-0, nel dubbio. Tanto Fox ha Piazza il giro montato le veloce. rosse. George ha superato Paul, ma Paul è ancora bot. Diciamo che è un sorpasso abbastanza. Un sorpasso gratis, diciamo. Sì, Gambaro è sempre adesso 3-2. esatto, gli unici piloti vicini sono Malamisura e Gambaro. Tutti gli altri comunque hanno più di un secondo di distacco. È una fase di gara un po', diciamo, di stallo. Guarda che Gambaro adesso comunque sta recuperando perché si porta sotto ai 3 secondi. Questa è la fase di gara dove la gialla è più performante.
Purtroppo peccato che non ha Hers, perché adesso comunque lo deve sfruttare su quel rettilineo per comunque tenere dietro Malavisura. Adesso non so se c'è qualche ordine di Non scuderia. penso, spero di sì, perché sennò giocherebbero male le loro carte. Conta che Malamisura, anche se fosse un avversario, non so quando gli converrebbe passare Gambaro. Contando che comunque sta recuperando e non poco, quasi un decimo a settore, e non è poco recuperare un decimo a settore per niente, quindi. Assolutamente. Tanto allora vedo Soldani che comunque si sta avvicinando a Sante. Sbagliato sotto a secondo, quindi potrebbe essere non male. Tutti con l'S quasi finito. Veramente Eh pochi sì. piloti Però sono sopra il 50. d'altronde puoi volerlo gestire quanto vuoi, ma se comunque ti attaccano, devi scappare, cioè lo devi usare, non hai alternative. Ah, la scelta è attaccarti a uno e seguirlo invece di forzare la difesa, forzare l'attacco. Cioè, se vuoi forzare la difesa o l'attacco è perché sai che o ne hai tanto di più o quello che ti sta attaccando ne ha tanto di più. Quindi te prova a difenderti per dargli fastidio e stare davanti. Se no, ha poco senso stare a duellare. Tanto adesso vedremo se Soldani proverà l'attacco su Sante col DRS che lo apre in questo momento, tira giù l'Hers e Sante si sposta un po', fa un po' di leggero waving, ma secondo me Soldo si butterà, si butta all'interno e si prende la posizione. Però attenzione, non ci sta Sante! Attenzione Sante, come sei Che difeso! difesa! Ma Grandissima giocata qua! bravi entrambi a lasciarsi il giusto spazio, bravissimi. Però Intanto, non è Smiley, ti finita. chiedo un favore perché Paul scrive in chat se lo puoi No, adesso rinvitare. l'invito, non è finita comunque. Soldani, Soldani sta attaccando. Allora, io devo invitare, quindi Paul 4934. Paul, vedo che non ci segui. Noi ti invitiamo, però seguici. Paul 49. Ma quindi lo invito o aspetto che ci segua? No, no, Invitato. Dovrebbe essere già arrivato adesso l'invito. comunque sì, Gambaro sta riducendo il gap da Shark, bisogna anche vedere Shark quando rientrerà ai box. Allora, io ci ho fatto con la soft, mi sembra 15 giri l'altra sera. Ah, entra i box, attenzione, Shark entra i box. Ci sta come tempistica. Mette la gomma bianca, immagino. Ah, poi mi ha detto Poniamoci che così. ci segue. Ah sì, perché c'era scritto la prima volta che partecipa alla chat, Vediamo. E Soldani anche lui entra in box. Tutti con gomma bianca. Shark addirittura gomma gialla, Shark addirittura. ok. Ma ci può stare. Ah, quanti erano i giri? Che non mi ricordo. Con la gialla arrivi in fondo con la Io ho gialla. In fatto. duello! Bravo Sharp, l'ho gestita bene. Con la gialla arrivi in fondo senza grossi problemi. Però con il ritmo paghi rispetto alla bianca negli ultimi 5-6 giri. Paul intanto passa Soldani, che però è il Qua bot. Soldani però deve forzare. Ah, è un bot, è un Eh sì, mi dice sessione non esiste più a Paul. bot. Deve chiudere l'applicazione. Se non l'ha Paul, già chiudi fatto, deve l'app e chiudere riaprila. l'applicazione. Sì. Intanto mi sa che Malamisura ha fatto un piccolo errore perché era in zona DRS, invece adesso è più a un secondo e due. È anche la rossa Perché? che sta perdendo. È anche la rossa che sta perdendo. Perché, comunque Giozzardi si è avvicinato molto a quel gruppetto. Era 3-2, era, se non sbaglio. Adesso è 1-9. Quindi Giozzardi davvero sta spingendo tantissimo. Andiamo a vedere un po' i tempi. Gambaro gira in 20 alto. Zozzarate in 25, 20 e mezzo nonostante la rossa. Perché Sante box! Giusto, 12 di nuovo i giri. box? Ah no, No, sì, no, era scusa, sì. coso. Lasciamo. Anch'io li ho No, confusi. Anch'io li ho cioè, un attimo, confusi. ci è preso un colpo, cioè, cos'è? Gialla anche lui. Ma la misura penalità è un po' in difficoltà. Attenzione, Shark! Ha provato il sorpasso su Joget, che però si è difeso bene, Deve arriva anche forzare. lungo. Deve superare. Shark deve superare Ma perché adesso secondo me passa. è adesso che deve fare la differenza. È adesso che deve fare la differenza. Ha disattaccato. Che trazione. Intanto Ciuccia Rodelle, quinto posto. Faccio fatica a vedere una sua vittoria se non c'è una safety, sinceramente.
con tutto il bene che gli si può volere, però faccio fatica a vedere una sua vittoria. Cos'è che non cos'è che te lo toglie fuori dal podio? Mi sa di sì anche da lui. A 14 secondi da Gambaro, penso siano un po' troppi da Mai dire colmare. mai, mai dire mai. Non lo so, mai dire mai, è vero, però 14 secondi sono tanti. Tanto Almeno rientra 5 male a mezz'ora. secondi. 5 secondi. Accelerazione box, è grave qua, è un grande errore, eh. Sì, Questo può fare la prendere 5 secondi differenza. per quello. Prendere 5 secondi per quello è molto grave in queste gare. Allora, intanto Giorgi si porta al terzo posto con i rientri box di Malamisura. Shark torna davanti. Vediamo Sante dove rientra. Malamisura è già uscito. Sante rientra virtualmente quarto perché c'è anche Gambara che deve rientrare, quindi. Per ora con le hard solo Sampugnaro e Soldani. Come la vedi sta scelta delle hard? Da noi in RVA la maggior parte ha messo le hard in realtà, non me. Anche Kill Fusion. Quindi strana, ma fino a un certo punto, perché comunque io e Mirko eravamo su gialla rossa tutta la vita. E se anche ci fossimo passati con la rossa, avremmo fatto rossa gialla, io e Mirko. Quindi la strategia ci può stare. Semplicemente devi decidere se i giri in cui perdi rispetto all'altra gomma sono i primi o gli ultimi. Tutto lì. Tanto ora vediamo Ciuccia Rodelle se proverà l'attacco su Giorgi, ma penso proprio di sì. Togliamo le grafiche, vediamo se ci sarà Vediamo. l'attacco. Forse un pelino lontano? No, però qua c'è tanto effetto scia. Sì, li ha subito sotto, attenzione, gli concede l'esterno, Giorgi, passa, facile, Ciuccia Rodelle. Avvertimento, l'avrò preso sicuro. E quindi si porta al terzo posto, però lui ricordiamo che ha la penalità. Poi ancora non è entrato, poi. Chiede un altro invito. Te lo rimando. Attenzione, intanto si fa rivedere Giorgi all'interno. Si riprende di forza la posizione, ma c'è l'incrocio di Ciuccia Rodelle. Però non passa, Giorgi rimane davanti. Che bella lotta che stiamo vedendo tra i due. Attenzione, Ciuccia Rodelle deve alzare il piede perché sennò finivano entrambi in tribuna. Gli sta incollato! Gli sta incollato! Bella lotta che abbiamo visto. Ancora non è finita però. Poi Zarate è tornato su 2 secondi e 6. È tornato un po' a perdere adesso. Seconda, terza, quarta. Forse adesso può rifare il sorpasso su Ciardelle. Sì, Ma ci gli riproverà conviene sicuramente. duellare di nuovo? Bisogna No, vedere, troppo magari lontano. è uscito meglio Giorgio. Intanto in chat ci scrive Joe che non ne ha penalità, bug. Non so cosa. Attenzione, Ciuccia Rodelle però ci prova all'esterno. Passa nuovamente, vediamo se Giorgi si rifà sotto. Diamo un board con lui. Prova l'incrocio. Ma esce lontano, vediamo se riuscirà. Sì, ce la fa, si butterà dentro secondo me Giorgi adesso. Ciuccia Rodelle si prende l'interno. Vanno insieme al tornantino, mantiene lì, ruota ruota, incredibile! Contatto, lo porta all'esterno. Vediamo chi ne uscirà. Ancora ruota ruota fino in fondo, mamma mia che lotta ci stanno regalando questi due. Ora c'è il curvone in salita che è difficile in due, un altro ruota ruota, rischio contatto, Ciuccia Rodelle rimane davanti di forza. Attenzione perché ci riprova le acque minerao? No. No, si è Alza il staccato, si è piede. staccato. Che Poi bella Giorgio ha lotta. preso tre avvertimenti al giro 1. Giorgio. Tanto Un altro malamisura su giro. Soldani, ci sarà malamisura su Soldani adesso. Ah, ma adesso ci sono di nuovo Ciuccia Eh Rodelle e sì. Giorgio, ormai duellano ogni curva. Non farà di Vediamo certo bene alle Giorgio. loro gomme. No, ma neanche agli stacchi, perché adesso devono pensare a quelli che sono rientrati. Adesso stanno perdendo un sacco rispetto a quelli che sono rientrati. E stanno anche comunque consumando l'ERS. Sì, l'ERS. Attenzione, Sì, l'ERS Jor. fra le altre cose. Si stanno disturbando tra di loro, cioè. Non penso che sia la condotta di gara forse migliore in questo frangente. Perché comunque chi sta
che è rientrato con gomma bianca barra gialla, ha praticamente di strada libera, ma la misura supera Soldani. Attenzione, si fa vedere Giorgio. Allora andiamo su Malamisura. L'ha passato, giusto? Sì. Sì, ha concluso il sorpasso. Stavo dicendo che adesso chi è con gomma gialla e gomma bianca? Hanno tutti strada libera, quindi stanno tutti spingendo liberamente. E quindi loro che duellano sta prendendo in realtà un sacco di tempo. Ha perso 2 secondi rispetto a Jozarat, ma rispetto agli altri dietro ne ha persi molto di più. Quindi non so questo. Infatti Shark comunque ha guadagnato molto su di loro. Ecco, ci Succhia sarebbe la rotelle, testa. altra penalità. Intanto Gambaro diciamo che sta anche un po' gestendo, soltanto che l'ERS è sempre a zero. Ma qua recuperarlo comunque l'ERS, questo secondo me pagherà Dai, è fine gara possibile. fine. Negli ultimi giri Conta che pagherà. comunque a far la sosta tornerà a 40 o 35-40, quindi quello gli può far bene. Dopo deve essere bravo a gestirlo, dopo però. Jozarate si è portato a 2 secondi e 2, Jozarate. Era 2-6 fino a poco tempo fa. E adesso Giorgio e c'è. Cicciarudello sono andati una tregua, si sono dati. Ma è giusto, adesso era inutile continuare così ogni giro. Tanto Mala misura! Furiano. 9-5. Furiano intanto sta cercando di risalire, anche Fox comunque è risalito, che lui ricordiamo alle soft, quindi penso, cioè senza il penso si fermerà ancora i box. Sì, diciamo che Fox sta sperando in tutte le lingue in una safety car. È per forza, ma tutti quelli che sono dietro ci stanno sperando. È l'unico modo che hanno. Cioè, come dicevamo durante le qualifiche, se ti giravi o se la perdevi o qualsiasi cosa, la zona punti era difficile e ancora più quasi impossibile podio o vittoria. Quindi, apro E San intanto vedo Pugnaro. una bandiera gialla, un As. San Pugnaro si è girato. Gara, è un momento un po' difficile per San Sante si è Pugnaro. ritirato! Sante! No! Ritirato! Cosa è successo? Safety car! L'abbiamo chiamata! Mi ha chiamato! Safety Ma manca boia car! con l'Alfa Tauri? Ma Safety che car! sfiga, mamma mia! Minchia, io comunque sono un gufaccio incredibile, raga. Cioè, è una roba clamorosa. Tanto Shark? Cosa è successo? Ah, Ciuccia si ferma. Sconterà la penalità, la fa scontare lui, sì, l'ha scontata. No, gli fa scontare i 5 secondi, non i 3. Quindi. Ah, ok, giusto. Giorgi mette le soft. Ci sta, ci sta, ci Giusto, sta. Ciuccia mette le soft. Che sfortuna per Gambaro, che sicuramente aveva già passato i Ma box. comunque c'è il delta. C'è il delta, quindi non è un problema per Gambaro. Dovrebbe comunque rientrare davanti. Però comunque è stata sfortuna perché. Ma penso di Cavolo. cambi zero. Penso di cambi zero, sinceramente. Non sarebbe cambiato niente. Col fatto che hai il delta, col fatto che sei primo, non ti cambia niente. Ti cambia se sei quarto, quinto, sesto e il primo si attacca alla safety, allora non c'è più il delta per gli altri. Ma se sei primo non ti cambia niente. L'importante è passare alla safety e non essere bloccato dalla safety, quello è l'importante. Invece Soldani cosa pensi che fa? Ma star fuori con la bianca, con gli altri con la rossa è un mezzo suicidio, secondo me. Anche perché la bianca, prima che pareggi, la rossa è finita la gara. Se rientra, comunque rientrerebbe, mi sembra di vedere sesto. Io me la giocherei, senza ombra di dubbio. Ape invece sceglie di montare le gialle. Anche Malamisura e Killfusion hanno montato le Secondo gialle. me, da Gambaro rossa tutte le le hard! Questo è un hard! No! erroraccio! Questo è un erroraccio. Mi dispiace, ma è un errore gravissimo questo. Soldani rientra. Ma se, sicuramente ha sbagliato, Sì, sicuramente ha sì, sì, sì. sbagliato. Mi sa di sì, per forza. Soldani Shark. infatti rientra e mette le gialle. Qua un grave errore di Fabrizio, secondo me. Shark si tiene la posizione. Shark al pelo si tiene la posizione. Con la gialla ha messo Shark. Ne avrei messo la rossa. Vabbè. Soldani ha messo la gialla alla fine. Beh, c'è da dire che però, sì, con la rossa è lo sprint iniziale, però gli ultimi giri arrivi che ce l'hai bella usata, bella usurata, Cioè, conta che comunque
macchina scarica. Adesso farai 2-3 giri con la safety. Arrivi con gomma molto probabilmente usata dalla qualifica, vero? Quindi 6, 7, 8%. Però devi fare 11 giri, 12 giri. Non sono così tanti da dire, oddio, secondo me è meglio avere una rossa di 7-8% che avere una gialla che ti è performante gli ultimi due rispetto alla rossa. Adesso mi dispiace tanto per Gambaro, ma come dice Asme in chat, anche secondo me ha buttato via la gara. Sì, molto probabile, molto. Tanto Purtroppo. salutiamo Gala che ci scrive meglio la gialla. Adesso vediamo chi l'avrà vinta fra gialla, bianca e rossa. Abbiamo la sfida fra tutte e tre le gomme. Quindi Bisogna vediamo. vedere, bisogna vedere. Sul lungo sicuramente, cioè alla fine, come dicevamo prima, abbiamo visto prima, la gialla sarà meglio, però per i primi giri sarà dura. I primi giri che ha la soft va veramente un altro livello. Sarà molto curiosa questa situazione. Gala, ricordiamo che oltre sulle mani per Soldani c'è anche sulle mammelle per Ciuccia Rodelle. Basta. Ciuccia Rodelle alla fine a 3 secondi. Ma la misura ne ha 3. Kyle Fusion ne ha 6. Giorgio ne ha 3. Paul ne ha 3. Ape ne ha 3. Leo Stones ne ha 6. Sampugnano ne ha 3. Oh, sono veramente curioso di vedere Fabrizio Gambaro con le hard, che tra l'altro mi sa che non le sta neanche scaldando. Io spero per lui che almeno le scaldi. Perché comunque ha, diciamo, 2 giri in cui può provare a difendersi. Perché comunque non c'è il DRS, può sfruttare l'ERS. E quindi in quei 2 giri può difendersi. Gala, io sono Simo Skiller, non so se ti ricordi, e l'altro ragazzo che sta commentando è Smiley Joker. Boh, è complicata la situazione di Gambaro. Non so, te come la gestiresti una situazione del genere? Ma allora, a partire dal presupposto che io per storia con le hard ho sempre fatto cagare, però questa è una pista che, cioè, soprattutto in ripartenza di safety car con le gomme fredde, cioè ripartire con le hard, secondo me ne hai troppo di meno. Troppo. Cioè, gestirla, puoi fare quello che vuoi, ma sei dietro uno con le soft. Cosa puoi fare? O ti difendi fino alla morte, ma è Ma veramente comunque c'è il dura. dritto. Cioè, il fatto, la cosa, la sfiga è che c'è il dritto. Il dritto ha un effetto scia devastante qua. Quindi come fai? Cioè, ti puoi difendere 2 giri. Puoi passare primo 2 giri, però dopo è impossibile. Cioè, se ce la fa, ha fatto un miracolo sportivo, se ce la fa. Intanto vedo che anche in chat me l'hanno fatto notare che ci sono i due doppiati di mezzo. Anzi, tre doppiati. No, due doppiati. 2 doppiate, sì. E qua Perché come. Gambaro dovrebbe staccarsi un attimo. Almeno poi in realtà non so come sia la procedura esatta, però Gambaro sicuramente dovrebbe staccarsi dalla safety. Per permettere ai doppiati di provare a sdoppiarsi, cioè che anche lì non è detto poi, però diciamo che la procedura parte dal fatto che il primo si deve staccare. È anche vero che comunque va bene per Gambaro, però con la rossa i 2 doppiate li passi subito e ti attacchi un giro, ci metti a dir tanto, forse due a dir tanto, però no, cioè è troppo in svantaggio. Adesso sono proprio curioso di vedere questa ripartenza. Una safety non rientra più, sto facendo in tempo a compiere 52 anni. Ma ne entrare in questo giro. Non so chi sia il pilota lontanissimo. Ah, Leo Stones. Sta accodando anche lui. Sì, rientra in questo giro. Vediamo se ora passeranno i doppiati. No, non possono adesso. Ah già, che scemo. Però il problema è che adesso comunque devono ripartire bene, perché sennò danneggiano la gara di Joe Zarate.
Eh sì. È sempre complicato essere doppiato in questa situazione. Sì, diciamo che No. sotto questo aspetto comunque devono anche migliorare il gioco, comunque dando Sì, proprio la è vero. possibilità delle indicazioni. Adesso vediamo, da subito lo strappo. RV Gambaro. Bravi, bravi, i doppiati, vabbè. Diciamo brava la Williams, anche la Haas molto brava. E E anche se c'è il Giunzalate. Gosip, poi si sono spostati. Vediamo se ci Guarda, guarda. prova subito, Giozza. Secondo me Guarda la adesso deve... differenza, guarda la differenza. Eh sì, ma infatti si deve buttare subito Giozzarate qua al tornantino. No, però non c'è Giorgio ha ancora. ritirato, Giorgio ha ritirato, l'ha persa. Se esce adesso la safety, Gambaro va in bagno a fare sappiamo noi cosa. Abbastanza, abbastanza. Però non sta uscendo e penso non esca. Però aveva un secondo uno di vantaggio in curva 1. Si è presentato in curva 3 con 2 decimi di vantaggio. Cioè, guarda lì la differenza in trazione. Ma di cosa stiamo parlando? Di Io vado cosa allora stiamo on board, parlando? vado subito on board con lui, intanto Orso Balosso, penalità. Eh sì, ma poi in uscita di curva c'è una differenza clamorosa. L'Erso ce l'hanno pari, praticamente entrambi non l'hanno mai usato. Ma anche in percorrente, cioè, c'è troppa differenza. Guarda, guarda. Mamma mia. Dici che ci prova? Adesso? Deve, ma non deve sfruttare troppo Erso, perché se vede che non ce la fa, va bene anche alzare il piede. È secondo, deve solo gestire. Tanto lui potrebbe anche solo aspettare il DRS. Aspetta il DRS senza neanche usare l'ERS. Lo supera come lo supera. Usa tutto l'ERS. Stacca il secondo e ha quasi vinto. Intanto c'è il ghost di San Pugnaro che dà un po' fastidio a Giorgio e Ciuccia Rodelle, ancora ruota Orso Balosso ruota! si è ritirato. Ciuccia Rodelle e Giorgi non si staccano più. Attenzione! C'è successo qualcosa? Ah no! In tre vanno lì! Furiano Soldani è a mala misura. Trenino clamoroso. Un pugnare 3 secondi. Orso Che Balosso ripartenza. si sì. Tanto c'è sempre Zarate lì vicino. È da Io questo fossi giro che si abilita Zarate, il DRS? sì, da questo, però lui non potrà usarlo, quindi dal prossimo in realtà. Lo potrà usare, diciamo, al tornantino. Però io personalmente non supererei neanche al tornantino, aspetterei il prossimo rettilineo. Io personalmente farei così. Aspetterei il prossimo rettilineo con calma. Al giro 26 farei il sorpasso. Sfrutterei tutto l'ES, così provo anche a prendermi il giro veloce. Attenzione, Furiano si fa vedere su Ciuccia Rodelle. Poi in difficoltà c'è Ciardella adesso. Eh sì, in questa fase di gara sì. Furiano molto bene qua, si stringe bene la curva. Attenzione, deve alzare il piede. Era entrato praticamente dentro a Ciuccia. Qua ne ha di più Furiano. Furiano ne ha di più adesso, eh. Tanto Giozzara per 3 decimi. Guarda il gap fra George e Shark. Solo Madonna. rosso contro gialla, quanta differenza c'è. Giozzarate è incollato. Ci sarà il sorpasso adesso. Attenzione, Furiano. Anche Furiano incollato a Ciuccia Rodelle. Ah, Giozzarate, Giozzarate è lì. Sì, adesso infatti rimango qua da loro. Tiro via anche le grafiche per goderci questa battaglia che ci sarà adesso. Vediamo come si difenderà Gambaro con le hard, ricordiamo, gomma meno prestazionale. Intanto San Pugnaro si ritira, attenzione. Se Joseph ti salvo, se Joseph ti Si salvo butta e blocco. all'interno Gio Zarate e si prende la prima posizione. E adesso Elsa Manetta e si deve staccare. Elsa Manetta si deve staccare, deve andarsene. Deve andarsene, deve volare via. Deve volare via. Che Attenzione però, lui non va Gambaro si ancora rifà sotto. sotto, eh! Si rifà sotto, Gambaro, riconcede l'interno! Non ha Vediamo! chance, non ha chance. No, proprio un altro livello di gomma, non c'è nulla da fare.
Adesso deve andarsene, un giro alla morte, deve andarsene. Tanto c'è una Aston Martin, attenzione! Fox! Fox. Gambaro veramente sta facendo un qualcosa di clamoroso. Si sta inventando la pista. È lì attaccato. E potrebbe anche provare a riattaccarlo. Clamoroso. Diciamo che Clamoroso. comunque personalmente, non è che sono i primi giri, però mi sta sorprendendo quella Arda, perché comunque io mi aspettavo subito cioè uno scappare via di Joe. Invece è ancora sotto, è ancora in zona di DRS. Io mi aspettavo almeno un secondo e mezzo di differenza adesso. Scusate, giro veloce addirittura. Soldani. 3 decimi, 4. Vediamo Gambara adesso. Cosa Furiano, riesce a fare? penalità. Adesso sarà difficile per il Gambaro. O lo disturba di nuovo. 7 decimi, si sta alzando un po'. Beh, diciamo che ora potrebbe anche scegliere la tattica dell'accodarsi, rimanere in zona DRS. Secondo me però non è una scelta ottima, perché secondo me Gambaro è al limite. E se quando ti accodi per riuscire a farlo in maniera, diciamo, ottimale, devi avere quel decimo o 2 decimi di vantaggio, nel senso che se ti stacchi devi riuscire a rientrare dentro al secondo agevolmente, o comunque non impiccandoti. Se tu sei dentro la scia già impiccato, e vuol dire che comunque fai una gran fatica ad andare a provare il sorpasso. Però ci devi Intanto, provare. eh sì, no, quello assolutamente. Intanto ho visto che si è girato Soldani, che l'ho inquadrato mentre ci davi questa spiegazione. Gambaro ancora in zona DRS, però vedi anche lì Gambaro ha già finito l'ERS. Per forza, è l'unica chance che ha. È l'unica. Shark è fuori dal secondo addirittura. Gambaro veramente sul dritto recupera tanto, però deve provare a non perdere altrettanto sul misto. Tanto Furiano ha passato Ciuccia Rodelle, mette già nel mirino Giorgi, che però lui è senza penalità. Andiamo a fare un recap intanto delle penalità. Ma la misura Kill Fusion 6 secondi addirittura, anche Leo. Più che altro non condivido la condotta di Joe Zarate. Io l'avessi l'avrei usato tutto. Una volta davanti l'avrei usato tutto. Non so te, No, anche ma io perché comunque, come io. dicevamo prima, la soft dopo un po' di giri inizia a perdere, quindi allunghi di meno. Esatto. Quindi tenere Gambaro lì è troppo pericoloso, soprattutto in vista dei giri di 32-33. Un secondo, 9 decimi. Sono lì al pelo. Vediamo se stavolta ancora il DRS o meno, Gambaro. E tra l'altro adesso deve anche difendersi da Shark, perché Shark ha più airs di lui ed è in zona DRS. Tanto Non ce Ciuccia l'ha il Rodelle. DRS. Non ce l'ha il DRS stavolta. E infatti non riesce a prendere quei 3-4 decimi, infatti. Io sono on board con Ciuccia Rodelle, che Furiano si sposta completamente per non dargli la scia. E anche Ciuccia Rodelle, diciamo, è nella stessa situazione di Gambaro, perché deve rimanere dietro Furiano e difendersi da mala misura. E intanto Furiano potrebbe anche andare ad attaccare Giorgio, quindi attenzione. Attenzione, ma la misura esce meglio di Ciuccia Rodelle, che però si difende benissimo Ciuccia. Attenzione, ruota a ruota! Mamma mia, come sono incrociate proprio le gomme. Difesa Che molto estrema trenino. di Ciuccia, però Sì. decisa, diciamo molto molto decisa. Ecco, tra loro due si vede proprio il discorso che facevi tu prima della differenza tra soft e gialla. Hanno gli stessi giri, però in questa fase la soft ne ha di meno. Esatto. Però comunque adesso bisogna vedere anche tra Shark e Gambaro come andrà il duello. Ma adesso secondo me Shark passerà. Beh, Non, ti no, in dico, realtà no, non lo darei così per scontato. Perché comunque adesso, siccome sono una finestra d'uso, la gialla, la bianca, dove la differenza non è così abissale. Tanto seguo anche dietro, perché dietro c'è quel trenino pazzesco. C'è Furiano che è vicinissimo a Giorgi. Ciuccia si è leggermente allontanato. Vediamo Furiano. Lui scende
sa che Ape farà il sorpasso su Jumbo. È Shark incollato a gambaro. Anche Ape sta portando a termine il sorpasso su Jumbo. No, niente, si gira. Sono toccati Ma leggermente. peccato però. Ape ha fatto una bella qualifica. Gana però ha avuto un po' di difficoltà. Tanto mi spiace per Paul. Sharp ha quasi perso. E Paul Paul non è più ancora non è riuscito ad rientrato. entrare. Ovviamente, mannaggia, mannaggia, sta facendo una bella gara anche lui. Poi Tanto ci Ciuccia mi sono sta. delle molte difficoltà. Si è staccato. Adesso secondo me mala misura passerà. Più che altro Shark, è da guardare Shark. 6 decimi, 7. Sì, sono su di lui, vediamo se. Forse troppo lontano per fare il sorpasso, quindi vanno pure sul Furiano. Eh sì, Furiano secondo me ora darà tutto. Vediamo, Furiano si mette in scia di Giorgi, apre DRS, Giorgi gli concede l'esterno, passa Furiano, velocissimo, qua sul dritto. Vediamo se ci riproverà Giorgi. Vediamo come affrontano la salita entrambi. Questi dislivelli bellissimi che ci regala Portimão, la capitale dei trans. Lungo, lungo, lungo. Lo Shark è a 3 decimi. Non deve fare l'errore di prima. Perché prima in questa curva l'aveva persa. Vediamo stavolta. Si va un po' più cauto. E infatti non la perde. Però comunque prende del distacco rispetto a Gambaro. E Vediamo. comunque Gambaro sta facendo veramente un'ottima prestazione con queste hard. Sì, è comunque giro 32 adesso. Quindi attenzione. Manca solo due giri a questa seconda posizione. Dico che vale oro per Gambaro, contando che ha Sì. messo la gomma bianca. Direi che alla fine, la differenza tra Shark e Gambaro è la stessa che c'era fra me e te quando abbiamo provato un po' Portimão nelle ultime tre curve. Tre curve, tre decimi. E sono quei tre decimi che non ti Sì. Tanto fanno prendere il sorpasso. Furiano si prende il giro veloce. Intanto, anche se la gara non è ancora finita, ti chiedo fino ad ora, tralasciando l'ultimo giro che poi vedremo, chi è il tuo pilota del giorno? Ci sono tanti che hanno fatto davvero bene, però mi sentirei di darlo più a... Mi verrebbe da dire Furiano più che altro per la rimonta che ha fatto nonostante gli errori, Anche perché secondo me. secondo me se lo meriterebbe Gambaro, se lo meriterebbe anche Zozarate, Ciccia Rodelle anche, però Furiano ha fatto quel qualcosa in più. Dove quando sbagli non è facile, lui invece c'è riuscito, quindi mi verrebbe da premiare più la sua volontà. Tanto anche voi ragazzi in chat, dato che noi in IRF usiamo fare tre votazioni, ovvero driver of the day, top driver e flop driver, fateci i vostri nomi. Io direi che come flop driver purtroppo metterei Fox, perché comunque c'erano tante aspettative pure su di lui. Purtroppo in gara sicuramente ha avuto sfortuna. Però vediamo intanto Shark se proverà l'attacco adesso che inizia l'ultimo giro. Deve inventarsi qualcosa. Mi Adesso dispiace. curva 1 non riuscirà, probabilmente non ce la fa, si fa vedere, però deve inventarsi qualcosa, perché è davvero un peccato non provare neanche a sorpasso. Non tenerle Però al sattivo, non attenzione, tenerle al sattivo, non tenerle al sattivo, mannaggia. Ha dovuto alzare troppo il piede. Sto continuando a tenerlo attivo però. è pericolosissima questa mossa qui. Adesso l'ho già attivato. No, l'ho attivato di nuovo. No, è troppo pericoloso. Non puoi tenerle al sattivo. Non puoi tenerle al sattivo. Non così. Poi si è giocato qualsiasi possibilità così. Io adesso Mamma mia. devo per forza andare su Joe Zarate, che comunque anche lui ha fatto una grande gara e salvo errori si porterà a casa questo Gran Premio portoghese. Vediamo Joe Zarate che si appresta ad affrontare l'ultima curva di questo Gran Premio. E quindi Joe Zarate vince il Gran Premio del Portogallo
E si porta a casa questa fantastica vittoria portandosi dietro Gambaro al secondo posto che con le hard ha fatto un miracolo, dietro Shark a chiudere il podio e poi tutti gli altri. Abbiamo visto una gara piena di colpi di scena, piena zeppa. Non Tanto so, imitando i piloti ogni tanto. bravissimo quello che ti stavo per dire e sappiamo già quale sarà la prima domanda da fare a Gambaro. Abbastanza prevedibile, direi. Shark, com'è? Shark RV trattino basso Shark 70. Trattino 80. Trattino 70. Vendita di tutti e tre. Aspetta, anche entri. La gara comunque non è stata per niente male. Assolutamente, abbiamo assistito a una bellissima gara. Pilota del giorno, secondo il gioco, Joe Zarate, anche lui grande gara, che adesso è appena entrato, lo saluto. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Joe. Ciao. Buonasera ragazzi. Ciao Buonasera. Shark. Intanto inquadro bene la griglia. Manca solo Fabrizio e poi iniziamo con le domande. Tanto, boh, Simon, una tua, diciamo, idea su questa gara, una sintesi, diciamo, Simon. Ma sintesi è che Portogallo comunque ha confermato tutte le insidie che può dare questa pista, perché comunque sono stati messi in difficoltà anche i nostri migliori piloti. E sarei stato curioso di vedere comunque Gambaro senza questa mossa sbagliata delle hard. Secondo me ci sarebbe stata una bella lotta tra lui e Joe gli ultimi giri. Eccolo Sì, quello decisamente, decisamente sì. qua, Fabrizio. Buonasera. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao, ciao. E niente, direi di partire subito con il nostro terzo classificato, Shark. Una grandissima gara anche la tua. E niente, volevo lasciarti strada libera per una considerazione tua su questa gara. Va bene, allora, ciao a tutti intanto, complimenti ai primi. Grazie. E a Gambaro che ha fatto una gran gara con una bianca perché gli stavo dietro e non riuscivo a passarlo con la gialla, quindi bravo, bravissimo. E cosa posso dire? Portimão è una pista difficile, quindi io l'ho provata pochissimo, direi solo quest'oggi pomeriggio perché era tanto che non giravo, però alla fine avevo trovato un buon assetto e anche in qualifica è andata bene, insomma, sono partito primo. Diciamo che ho sbagliato la strategia. Ho montato alla fine della safety una gialla, pensavo con la rossa, avendo fatto i primi 12 giri, arrivato quasi al 60%. Ho detto me la rischio con la rossa, poi è andato avanti qualche giro in più e quindi ho sbagliato e avrei dovuto montare la rossa. E quindi secondo me ho perso lì almeno un secondo posto. E quindi niente, insomma, comunque complimenti agli altri due che hanno fatto le cose fatte bene. Tu, Smiley, hai qualcosa da chiedergli a Shark? Io, allora, conta che Shark eravamo on board con te, soprattutto nell'ultimo giro, ma anche prima, penso, e tenevi l'ERS attivo durante le curve e ci facevi venire dei brividi, hanno i due le cronaca. Perché ogni tanto me lo dimenticavo oppure lo schiacciavo per sbaglio e poi mi accorgevo dopo. No, l'ultimo giro, l'ultima curva l'ho tenuto in pieno perché avevo paura che dietro, avendo le rosse, usciva più veloce e quindi l'ho tenuto dentro in pieno. Però le altre due credo un paio di volte me lo sono dimenticato. Sì, me lo sono dimenticato. Perché comunque quando eravamo lì a vederti e tutte le volte Gambaro ti scappava via in trazione, Sì. ma secondo noi era più un discorso che tu avevi l'ERS attivo, quindi dovevi sempre essere lì al limite con la trazione, quindi facevi fatica, diciamo, a Probabile, trazionare bene. probabile.
probabile. Però probabile. vabbè, tolto questo, comunque complimenti, veramente un gran punti per l'Alfa Tauri, quindi bravo, bravo. Bene, grazie. Grazie mille a tutti. Perfetto, quindi passiamo al secondo classificato, Gambaro, mio caro Fabrizio, spiegaci che cacchio hai fatto con questa bianca. Spiegaci. Allora, premetto che quello che dirò non è assolutamente, cioè, parto subito facendo i No, guarda, complimenti. oh, se stai per dire che l'hai fatto apposta e mette la bianca, esci da questo palco. Sì. Io faccio i complimenti innanzitutto a Shark, veramente oggi clamoroso, pole position, veramente complimentissimi a Shark, non me l'aspettavo, quindi complimenti a lui e complimenti a Joe perché ha fatto una Grazie. grandissima gara, partiva addirittura dietro di me. Semplice ragazzi, la Codemaster deve imparare a fare il gioco, perché io ho messo la rossa e mi ha messo la bianca in automatico, penso che è un bug che conosciamo bene tutti quanti. Abbastanza. Ed è semplicemente un dato di fatto, non è assolutamente nulla contro Joe, la gara non la vincevo, la stravincevo. Perché se sì, è un dato di fatto, con la bianca Joe, per quanto magari sicuramente forse stanno un po' risparmiando, adesso non lo so, però darmi solo 2 secondi quando mancano 8 giri, rossa contro bianca. Diciamo che a parità di gomma, 6 2 più 2 fa 4, è un'altra storia. Perché comunque ha faticato anche un po' inizialmente nel passarmi, nonostante avessi 2 mesco di svantaggio. E quindi a parità di gomma, penso non ci sarebbero stati troppi, troppi dubbi. Detto questo, Gio ha fatto una gara bellissima, quindi nulla togliere a lui. Però Bravo. purtroppo sono arrabbiato perché ogni volta che sono primo succede sempre qualcosa. E sinceramente, questo bug proprio. Veramente mi ha fatto buttare tutto perché in qualifica non era voluto ovviamente partire dodicesimo. Ho alzato il piede perché il mio ingegnere di pista, che licenzierò, però col senno di poi ha avuto ragione, ha detto che ero dentro con la gialla. E Ma allora invece, purtroppo, adesso non è vai. scusami, sì, mo chiudo. Purtroppo non è stato così. Però ha detto: vabbè, vedi che tu hai il passo più veloce di tutti quelli davanti a te, a parte un paio che si sono girati. Quindi, se non fai cagate, arrivi là davanti. Dopo 4 giri, ero già quarto. E poi ho fatto una gara in solitaria sempre prima, praticamente. Quindi c'è poco da dire. Prego, Simo, scusami. No, no, infatti poi ti hai, diciamo, concluso quello che volevo dire io, che comunque in live, appena hai messo le bianche, comunque avevamo un sospetto, perché comunque era una cosa No, che vabbè, solo un senza pilota senso, inesperto, ovviamente. esatto, solo un pilota Sì. marino inesperto farebbe, però appunto poi hai, diciamo, hai fatto la considerazione che ti sto per dire adesso, l'hai fatta già tu, comunque volevamo complimentarci perché comunque con le bianche, oltre ad essere riuscito a tenere dietro Shark con le gialle, hai mantenuto comunque il passo di Joe con le rosse, quindi tanto di cappello col senno di poi. Sì, assolutamente. L'unica cosa buona di questa serie è che dovrei prendere la leadership del campionato perché Fox e Yoshi non hanno fatto punti. Però mi dispiace, veramente un peccato perché è stata una gara semplicemente perfetta. Poi quando la stai per vincere, partendo pure dodicesimo, godi ancora di più perché dici cazzo, cioè, ho fatto un garone. E quindi questo va dato merito a Joe perché al di là del mio bug, lasciamo perdere, avrebbe fatto secondo, avrebbe fatto primo, comunque è sul podio, quindi complimentissimi a Joe. No, sottolineo secondo. Tu Ma è Smiley, hai qualche peccato. domanda? No, alla fine tutto quello che c'era da dire l'avete già detto. Anche il discorso che fa Gambaro, giustamente, che senza il bug sarebbe finito prima, l'abbiamo sottolineato anche noi durante la telecronaca, perché anch'io stesso lo dissi quando Joe Zarate è passato, ma aspettavo almeno un secondo e mezzo in quel giro di gap. Non è riuscito a dartelo sia per merito tuo che magari per qualche, forse un po' troppa, diciamo, l'essere un po' troppo conservativo di Joe, forse anche quello, però tutto fa brodo per te, quindi veramente con la gomma giusta all'80-90% l'avresti vinta te, quindi complimenti. Sì, complimenti, ripeto, anche a Shark per la pole, perché anche se passavo al Q3 avevo un 17-0 massimo, quindi veramente complimenti a Shark sul giro 6. 16-8. Io ho solo una curiosità prima di passare a Joe, Gambaro, è quando c'è stata quella fase di gara dove c'era Malamisura un po' attaccato a te, come l'avete gestita? Nel senso, chi è che aveva il passo migliore in quel No, momento? allora in quel momento io ho iniziato ad averlo meglio di lui quando stavo dietro di lui. Nel momento in cui l'ho passato, lui comunque avendo ancora un po' di gomma rossa mi stava sempre attaccato. Diciamo che se voleva poteva sicuramente attaccarmi perché ne aveva più di me, non aveva senso. Invece la cosa migliore era che io andassi davanti a lui, rimanessi davanti a lui e lo trainassi col DRS senza che mi attaccasse, capito? Quindi è stata quella la cosa migliore, che io rimanessi davanti, me lo trainavo e cercavamo di guadagnare posizioni. Perfetto, allora adesso ti ringraziamo, ti facciamo comunque i Grazie complimenti a per voi un secondo ragazzi. posto, comunque importante per la classifica.
E passiamo quindi al nostro vincitore, mio caro amico Joe, complimentissimi, perché comunque Grazie Simo. io ti avevo votato come pole man, perché sapevo le tue capacità in Portogallo, infatti con la... Infatti ce l'avevo un canna la polle, me ne sono mangiato Esatto, infatti era proprio, io volevo le partire con la prima domanda, volevo partire appunto dalle qualifiche, volevo chiederti cosa fosse successo, perché non ti abbiamo inquadrato Allora, nell'ultimo tentativo. praticamente volevo partire con la gialla, però partiamo dal presupposto che ero sicuro di non passare con la gialla, perché sapevo che comunque qualcuno la guidava molto meglio di me pure in trazione e tutto il resto. Quindi ho fatto l'arrischiata, poi ho visto che gli ultimi un minuto, mezzo minuto, non so quanto che mancava, in 5 persone hanno migliorato il tempo, ma io pollo, sottolineo pollo, ho fatto, che penso l'avrà pensato anche il Furiano, l'avrà pensato, sono sicuro al 100%, era meglio uscire con la rossa a questo punto. Però sembra che la gialla rossa mi abbia aiutato ad arrivare tra i primi, perché poi ecco, la strategia mia era da fare rossa e gialla. Fino alla fine ci sei arrivato. Mi avrebbe preoccupato un po' più la benzina, ma mi ha salvato la safety perché io l'ultimo giro l'avrei fatto a secco, lo dico tranquillamente. Quindi, allora, per quanto riguarda gli ultimi giri con Gambaro, che io saluto, è un grande, porco due, ti giuro, ai specchietti facevo no, no, io mi sto caga sotto perché questo non può essere. Shark, pure complimenti a Shark perché ha fatto una grande, grande gara. Ho abbassato l'ala quando ho messo la rossa. Ecco perché il rettilineo non riusciva a staccarlo più di tanto. Ah, ecco cazzo, Quindi. perché andavi così veloce, zio Bono, perché quanto avevi di carico di ala davanti? 10, Tanto? no, 19. Ok, io avevo 10-10 sul rettilineo, facevo fatica a starvi dietro perché non Ero andava. Bravo, ero partito con 9-9. Messo la rossa, ho abbassato l'ala perché so che con la rossa la sbinavo al 100%, volevo stare sicuro. E ho fatto 19 e poi ho fatto come va. Poi quello che è successo a Fabrizio lo stava capitando anche a me. Io so, però l'anno scorso è successa la stessa cosa. Mi sono tra virgolette parato il culo. Sono andato a vedere le impostazioni. Era messa la bianca, è vero, c'ha ragione Fabrizio. E io ho selezionato la rossa. C'ha Scusami ragione se ti Fabrizio. interrompo, la cosa ancora peggiore è che io prima di entrare in box avevo selezionato la rossa. Allora là è Entro, peggio. rimane la rossa, mi mettono in box, mi mettono la bianca. Quindi è stato proprio veramente un, non lo so, un volere Mamma. divino. Fabri, Cioè... comunque non ti avrei ripreso. Lo dico proprio a braccia aperte. Non so che assetto avevi. C'era la macchina attaccata a terra. Uscivi in curva come un razzo. Non so. Lui usciva sull'ultimo curvone, io non riuscivo a prenderlo No, sull'ultimo curvone. cosa clamorosa. Cioè, ho detto, riesco a prenderlo con la bianca in trazione, ma sull'ultimo curvone non riuscivo, cioè lui usciva più veloce con le bianche e non riuscivo a capire anche usando l'ERS, non riuscivo, non... Io infatti, Shark, ero consapevole che se non lo passavo i primi tre giri, non lo passavo più. Cioè, Diciamo che ho purtroppo, raga, dovete sbagliato. sapere che il Red Bull abbiamo lo spaccino di assetti, quindi quando volete accettiamo mazzette in privato. Comunque, Sì, ma ringrazio Simo, volevo salutare pure Smil Joker perché lo conosco da un po' di tempo, ma lo sto ritrovo adesso perché io e lui ci siamo conosciuti già un po' di tempo L'ha fa. detto infatti, cioè, l'aveva detto prima, ne stavamo parlando. Smil è Ho bravo. anche detto. Ho anche detto che ti ho fatto la corte per tutti questi anni, però non vuoi mai venire dove sono io, quindi va bene. Sì, è vero, me l'avete chiesto, però è vero. Puoi farlo tranquillamente il nome SS, tanto siamo, come si può dire, Beh, affiliati. te posso dire che l'RV, calcolando che siamo in RVL, ma cioè, io per 5-6 elementi sono d'RVA, lo dico tranquillamente. Quindi Ma è infatti molto. abbiamo detto anche questo, infatti, i primi 7-8 se venissero in RVA farebbero comunque bene. Forse non lotterebbero per il podio, però farebbero comunque Bisogna avere un po' di tempo. Io ho poco tempo, figli, casa, è un bene. casino, capito? Chiaro, chiaro, Quindi assolutamente. lo so, poi sono morti. Io Assolutamente, assolutamente. comunque, ragazzi, prima di chiudere, ovviamente rinnovo i complimenti. Volevo chiudere l'intervista con questa frecciatina arrivata dalla chat rivolta al nostro gamberetto. RV Yoshi scrive: quando Yoshi non c'è, gamberetto balla. Vogliamo la risposta. Ma diciamo che Yoshi non c'è stato anche quando ero in pista davanti, è sempre stato dietro. In qualifica è stato davanti solo perché ho alzato il piede e che il mio ingegnere me l'ha consigliato di fare, altrimenti finiva dietro sempre. Comunque si scherza ovviamente, però. Cioè, adesso speriamo riesca a sistemare il volante perché ho visto che l'ha distrutto dalla rabbia, l'ha preso a pugni, ha fatto di tutto. Simo, ti posso dire che prima che iniziasse la gara stavamo in party, diceva io stasera non ce la faccio, lo devo solo Eh sì, aggiornare. l'ha scritto.
Quindi io lo vedevo che ogni tanto la spinnava, ogni tanto diventava trasparente, non so che stava a combinare. Quindi a me dispiace tanto perché pure lui è, lui è molto bravo, Dario. Dario per me, eccolo, favorito per vincere ovviamente. E niente, Gio, ti Ah, saluta anche la Ciuccia in gufara. chat. Infatti volevo fare complimenti a Alessio perché, raga, è partito ultimo. Alessio è partito, non so quanto è arrivato, sesto, settimo, non mi ricordo. È Quindi, arrivato sesto. bravo Ale, E bravo. ragazzi, niente, quindi complimenti a tutti. Adesso il prossimo appuntamento sarà Spagna, ricordiamolo, lunedì sera con l'RVA e poi giovedì di nuovo RVL. Altra pista meravigliosa proprio. Grazie, grazie a voi ragazzi per la disponibilità della telecronaca, grazie Ci mille, mancherebbe, grazie. speriamo vi sia Grazie a tutti. piaciuta. E niente, buona serata a tutti ragazzi, ci vediamo lunedì. Buonanotte ragazzi. Grazie, complimenti Buonanotte. ancora. Ciao. Ciao, ciao. Bravo a Ciao, tutti. Ciao, 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 ciao. ciao. Ciao Ciao ragazzi, ragazzi, ciao ciao. buonanotte ragazzi.